benvenuti all'Oscar Pomilio Forum 2012. Un tema impegnativo, il valore dell'etica, la riscoperta della morale come leva per un nuovo sviluppo. In questo quadro seicentesco, come qualcuno mi ha suggerito, vorrei subito salutare Franco Pomilio, presidente della Pomilio Bloom. In collegamento da Milano, Renato Mannheimer. Nils Ole Ormann, consigliere strategico del presidente della Repubblica Federale di Germania. Gianluigi Nuzzi, conduttore televisivo degli Intoccabili. Vincenzo Boccia, presidente nazionale della piccola industria. Buonasera. Michele Ainis, professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico all'Università di Roma. Pasquale Fimiani, sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione. Umberto Zuballi, presidente del Tribunale Amministrativo Regionale di Pescara. E Massimo Pomilio, amministratore delegato della Pomilio Bloom. Invito per un saluto il sindaco di Pescara, Luigi Albore Mascia. Buonasera, signor sindaco. Saluto le autorità presenti, gli illustri relatori, la cittadinanza intervenuta e il graditissimo ospite della nostra città, il dottor Nils Ole Ormann, che condividerà con noi le esperienze politiche del suo paese. Ringrazio davvero di cuore la famiglia Pomilio, che costituisce un fulgido esempio di imprenditorialità creativa ed etica del nostro territorio. Non solo per l'invito ad aprire i lavori odierni, ma anche per aver offerto a Pescara l'opportunità di ospitare questo appuntamento prestigioso, che ci consente di approfondire un tema particolarmente attuale nel dibattito politico ed economico italiano, ossia il valore dell'etica nei vari aspetti della vita collettiva nazionale, in un periodo come quello odierno, che a distanza di 20 anni dal primo ciclone giudiziario di Mani Pulite, vede purtroppo una preoccupante ribalta della cosiddetta questione morale, principalmente purtroppo sul versante della pubblica amministrazione e della politica in generale. L'aspetto positivo, nuovo e pienamente condivisibile che il dibattito odierno, nelle intenzioni di chi l'ha organizzato, con il quale ho avuto un'interlocuzione positiva in queste settimane che hanno preceduto l'allestimento di questa bellissima manifestazione di oggi, si prefigge di porre in evidenza e di alimentare nei comportamenti e nel modo di pensare dei cittadini la riscoperta della morale come imprescindibile elemento di sviluppo, come volano della crescita del nostro Paese, non solo dal punto di vista economico, ma anche e soprattutto da un punto di vista culturale. E a questo proposito sono convinto, come penso lo siate tutti voi, che il passo in avanti decisivo avverrà solo quando la nostra società sarà permeata dal valore dell'etica, ovvero quando questo valore farà parte del comune sentire e sarà percepito non più come un obbligo imposto dall'alto, bensì come un principio pienamente condiviso e spontaneamente accettato, come accade soprattutto nelle realtà più evolute del Nord Europa. Ovviamente si tratta di un percorso complesso,
che richiederà l'apporto sinergico di tutte le componenti della nostra società, che peraltro oggi sono autorevolmente rappresentate dai relatori presenti, che sono stati appena presentati dal mio amico direttore Carlo Fontana. E quindi il mondo della comunicazione, il mondo dell'impresa, il mondo dell'università, gli ordini professionali, gli esponenti degli organi giurisdizionali e quelli della pubblica amministrazione. E quindi ultimi, ma non in ordine, solo in ordine di elencazione, ma primi in quelli di importanza, i nostri giovani oggi rappresentati dagli studenti vincitori del premio Oscar Pomilio Blum. Allora, in questo percorso di riscoperta della morale, un incoraggiante segnale al nostro Paese e all'intero mondo imprenditoriale è arrivato alcuni giorni fa con la presentazione in Commissione Industria del Senato di un emendamento al decreto legge sulle liberalizzazioni, con cui viene introdotto un sistema di rating sulla legalità dell'impresa e quindi un valore aggiunto di cui si terrà conto per la concessione di finanziamenti pubblici da parte della pubblica amministrazione ed in sede di accesso al credito bancario. Si tratta senza dubbio di uno stimolo forte a credere tutti che il contrasto alla criminalità e al malaffare in ogni suo aspetto costituisca una priorità per il nostro governo. Un segnale che deve spingere ciascuno di noi a contribuire nel nostro ambito di attività a favorire quel passaggio culturale, quella presa di coscienza di cui parlavo prima. E allora mi avvio alla conclusione. Come amministrazione comunale di Pescara stiamo operando da tempo per offrire le migliori condizioni di garanzia dell'etica e della legalità ai nostri cittadini. Lo facciamo in vari modi, innanzitutto attraverso la recente istituzione di un organismo indipendente di valutazione, il cosiddetto OIV, che fornisce un supporto tecnico di elevatissimo livello ai vertici politici dell'ente per quanto riguarda la legittimità delle scelte politiche e delle procedure attivate dall'apparato burocratico. Ma il nostro Comune sta andando anche oltre, in quanto ha intenzione di creare un servizio interno che costituisca un presidio della legalità, ossia un ufficio ad hoc posto alle dirette dipendenze della Direzione Generale per lo svolgimento di compiti di controllo preventivo e sulla legittimità degli atti per quanto riguarda i provvedimenti di maggior rilevanza amministrativa ad impatto finanziario. Noi, per via anche delle norme piuttosto restrittive in tema di assunzione di personale, i pochi concorsi che abbiamo potuto svolgere, rispettando quindi i parametri e i canoni previsti dalla legge, si sono svolti con delle commissioni in cui c'era la presenza di magistrati della Corte dei Conti, che hanno aderito a questo nostro invito e che hanno in questo modo legittimato e garantito sulla trasparenza assoluta delle procedure di assunzione di dirigenti e di istruttori contabili, come è accaduto al Comune di Pescara. E infine, saluto intanto Sua Eccellenza il Prefetto D'Antuono, inoltre fin dal nostro insediamento abbiamo attivato una proficua interlocuzione preventiva con gli organi giurisdizionali, come il Tribunale Amministrativo Regionale, locale, oggi rappresentato dall'eccellente Presidente Zuballi, con il Tribunale stesso, con la Corte dei Conti, sottoponendo alla loro attenzione le questioni di particolare importanza e complessità prima che le stesse fossero deliberate dagli organi comunali competenti, con il duplice fine di evitare di incorrere in gravi errori di interpretazione ed applicazione delle norme e di dare soprattutto ai nostri cittadini, alle nostre comunità amministrate, un forte segnale di trasparenza e di buon andamento dell'azione amministrativa. E allora, prima di lasciare spazio alle altre riflessioni, l'auspicio che mi permetto di rivolgere all'autorevole platea e agli autorevoli relatori è quello di poterci rivedere ogni anno in occasione dell'Oscar Pomilio Forum per confrontarci sui progressi che il Paese compirà nel suo cammino
verso la riconquista dell'etica, un percorso che peraltro, devo dire con compiacimento, in questi mesi, al di là delle appartenenze, mi sembra ben avviato, come dimostra la fiducia e la credibilità che l'Italia sta consolidando a livello politico ed economico internazionale. Davvero grazie, congratulazioni, di nuovo benvenuto al nostro ospite che mi ha già espresso di aver apprezzato la città di Pescara, di averne apprezzato la cucina, di aver apprezzato i colori, di aver apprezzato la vivacità, la cordialità e la grande accoglienza della città di Pescara. Grazie e complimenti e buon proseguimento. Grazie, grazie al sindaco di Pescara. Facciamo salire anche Nico Romito che non era... Buonasera. Chef stellare Nico Romito. Un saluto da Enrico Marramiero, presidente di Confindustria di Pescara. Buonasera a tutti. Innanzitutto un ringraziamento alla famiglia Pomiglio che mi ha voluto tra coloro che aprivano questa sessione e questo confronto importantissimo su una materia da grande rilevanza ed un ringraziamento a tutti voi per la partecipazione. Oggi la materia dell'etica è diventata sicuramente uno degli elementi a maggiore valore aggiunto per le imprese, qualunque sia la loro dimensione. Forse è passato un attimo sotto silenzio, perché queste cose non fanno sempre notizia, che da Mauro Angelucci nella nostra convention nazionale, la convention regionale annuale, ha aperto i lavori sottolineando come per passare da una situazione di declino a una situazione di sviluppo si deve ripartire proprio dalla etica, dalla legalità e dalla certezza delle regole. Questa secondo me è la riflessione che deve essere fatta questa sera. Se noi vogliamo veramente riuscire a risolvere questa situazione, dobbiamo innanzitutto ripartire dall'etica, dal significato dell'etica, che naturalmente per noi imprese e soprattutto rappresenta una responsabilità sociale che nei confronti di tutti i nostri stakeholders, che significa da fornitori, significa clienti, significa soci, ma significa anche istituzione e ambiente nella quale noi viviamo. E quando si parla di ambiente non faccio riferimento solamente alle emissioni che possono essere in aria o in acqua, ma anche alla responsabilità di utilizzare sempre meno materie prime nei processi produttivi, utilizzare sempre meno energia, utilizzare sempre meno materiale di scarto. E poi per ultimo, ma sicuramente non ultima di importanza, nei confronti dei dipendenti, dei collaboratori. Oggi siamo stati con il prefetto e con la dottoressa Durassante proprio a presentare un libro per la prevenzione degli infortuni. È un altro dovere morale questo intervento sui nostri collaboratori per il miglioramento delle condizioni di lavoro, dell'ambiente di lavoro e anche per cercare di introdurre quelle che sono categorie meno protette. Ricordiamo che oggi è la giornata della donna e ricordiamo anche che da ancora c'è un tasso di inoccupazione femminile che è superiore alla metà. Ne approfitto anche per ricordarvi un'altra cosa come ulteriore omaggio alla famiglia Pomiglio. Del resto anche l'edificio che ci ospita oggi è un esempio di responsabilità sociale dell'impresa, pensata all'inizio del Novecento, perché questa era una fabbrica. Già pensare all'architettura di una fabbrica in questo modo, secondo me, è anche adempiere ad una funzione di responsabilità sociale nei confronti del territorio. E della funzione, il compito anche modestamente di quella che può essere Confindustria a livello territoriale è cercare di far capire quelli che sono i valori di cui è portatrice l'impresa, fare sempre più in modo che l'impresa non sia considerata una cosa isolata rispetto al contesto in cui vive, di cui ci si rende conto, si sente la mancanza solamente quando chiude. Perché purtroppo è così, la presenza dell'impresa molte volte può sembrare ingombrante e invece nel momento in cui chiude si rileva la tragedia della perdita dei posti di lavoro. E soprattutto un'altra cosa che mi preme sottolineare, approfittando anche della presenza del presidente della piccola industria, è che da molte volte quella che è la responsabilità sociale e l'etica viene associata agli interventi delle grandi aziende che hanno bilanci certificati, hanno codice etico, hanno delle varie normative, EMAS, ISO 14.000, 8.000 e quello che vogliamo. Ma molte volte, come diceva
Ferruccio Le Bortoli in un editoriale di parecchio tempo fa, la vera eticità sta nella piccola e media impresa, perché nella piccola e media impresa molte volte la distanza tra imprenditore e lavoratore quasi non c'è, l'imprenditore molte volte è un ex lavoratore. L'imprenditore investe nell'ambiente dove vive e dove vivranno i suoi figli, quindi ne presta anche maggiore attenzione. L'imprenditore della piccola impresa è attento molte volte a quelle che sono gli interventi nel sociale del paese in cui vive. L'imprenditore della piccola impresa molte volte non ha paracaduti politici come accade in altre multinazionali e soprattutto deve mantenere un'eticità nei confronti dei fornitori quando le banche, e soprattutto in questo periodo, magari lo strozzano impedendogli di poter fare anche il proprio lavoro. Ecco, questa è un'altra riflessione che dobbiamo fare. Noi promuoviamo quella che è l'eticità nelle imprese, nelle nostre associate, piccole o grandi che siano, ma l'altra riflessione è che noi chiediamo con forza anche che la stessa eticità ci sia nello Stato. Oggi una pubblica amministrazione che paga con tempi medi superiori ai 200 giorni non la si può considerare etica e nemmeno si può considerare etico quello che è il comportamento delle banche che nel momento in cui ci sono dei fondi stanziati dalla BEI per le piccole e medie imprese utilizzano questi fondi per altri scopi, ridepositandoli nella stessa BEI, acquistando propri perpetuals o acquistando titoli di Stati italiani. E infine c'è bisogno anche di eticità nel rapporto con la politica, e non parlo solamente di quelli che sono strumenti dei cancri della società, come possono essere corruzione o concussione, ma io parlo anche del coraggio che deve avere la politica delle scelte. In un momento in cui abbiamo veramente una scarsità di risorse, il politico deve avere il coraggio di uscire fuori dal campanilismo o dal suo semplice bacino elettorale per fare delle scelte molte volte difficili, ma che possono riguardare lo sviluppo dell'intero territorio. E per ultimo, sicuramente non ultimo per importanza, il problema della giustizia, fondamentale sia essa tributaria, amministrativa, penale, per la quale ancora una volta veramente ci vogliono regole certe e soprattutto una rapidità nei tempi di svolgimento dei processi. Voglio terminare questo breve intervento e questo saluto con un ricordo di Oscar Pomiglio, perché secondo me io ho avuto la fortuna di conoscerlo all'interno di Confindustria Pescara, perché lui è l'esempio di come questi valori, questa eticità della persona si possa trasferire nell'impresa. E secondo me proprio da questo dobbiamo partire, proprio da questi valori etici, non pensando che si deve aspettare che qualcuno li imponga o ci sia una diffusione moralizzatrice nella società, si deve partire dall'individuo, partendo dall'individuo poi trasferirlo al proprio lavoro, che possa essere di professione o di impresa, in modo che possa pervedere tutta la società. Io penso che questo sia veramente il primo gradino per poter uscire da una situazione di crisi e riprendere uno sviluppo di una società civile. Grazie a tutti. Grazie al presidente di Confindustria Pescara, Enrico Marramiero. Chiamo adesso Francesco Ottaviano, governatore del Rotary Club 2090. Buonasera a tutti. Mi associo chiaramente ai tutti i saluti che sono stati fatti in precedenza, non li ripeto, altrimenti rischiamo di allungarci. Chiaramente il saluto alla famiglia Pomiglio, che mi ha permesso di essere qui presente oggi a portare quella che sia il saluto che l'idea del Rotary International, di cui sono governatore del distretto 2090, che comprende le regioni dell'Umbria, delle Marche, dell'Abruzzo e del Molise. Siamo 64 club, 3.500 soci, 10 distretti in tutta Italia, 538 distretti diffusi in tutto il mondo, dove c'è il principio della libertà. Rappresentiamo in termini numerici in Italia non più del 2% dell'associazione, quindi siamo, se vogliamo, piccolini ma molto vigorosi. Abbiamo quale scopo primario il perseguimento della comprensione, della pace fra individui, comunità e paesi. Lo facciamo attraverso precise vie d'azione che rappresentano le linee guida del nostro impegno. Il nostro motto
e servire al di sopra di ogni interesse personale. I nostri valori fondanti sono l'amicizia, il servizio, la diversità, la leadership e l'integrità. Ai soci del mio distretto ho sempre ricordato che se viene a mancare il valore fondante dell'integrità, tutti gli altri valori perdono di significato e finiscono per svanire nel nulla. Il concetto dell'integrità, in effetti, è una sovrapposizione di quello più ideale dell'etica. In un panorama di uomini in azione, ne rappresenta l'applicazione concreta, la capacità di materializzare l'etica attraverso il proprio operato. Senza azione, l'etica rimane un concetto astratto. Al contrario, nel momento in cui vogliamo o siamo chiamati ad operare, l'etica ha la possibilità di concretizzarsi nelle nostre scelte. Quando ci si confronta con continuità in un'attività di service come la nostra, il concetto dell'etica, tradotto in integrità d'azione, sembra essere scontato, in quanto ritenuto implicitamente presente nell'attività a cui si è deciso di dedicare una parte del proprio patrimonio intellettivo e professionale. Ma nell'azione, qualsiasi sia la direzione a cui è rivolta, non vi è nulla di scontato, tantomeno la sua integrità. Mantenerla è il frutto di un lavoro continuo, che talvolta richiede la presa di posizioni difficili da difendere. Personalmente, rifiuto il concetto dell'etica quale entità astratta, ma credo a un'etica quale espressione di concretezza che possa essere propulsore di ogni attività utile. L'etica vissuta nell'operato di ogni giorno ha quale primaria manifestazione l'integrità, la comprensione, l'umiltà del comportamento, la capacità di utilizzare il tempo quale mezzo per poter decidere nel giusto, l'abbinamento della flessibilità alla fermezza, il cambiamento visto quale artefice di sviluppo. Queste caratteristiche delineano l'identikit di un leader consapevole del suo stato d'essere e del compito che gli è stato affidato. Il Rotary, in effetti, fonda i suoi presupposti nella capacità dei suoi soci di essere leader. Chiede a questi di adoperarsi in azioni che devono determinare sviluppo in campi ben precisi. Tutto è rivolto ad ottenere sviluppo con soggetti usufruitori privilegiati, fra queste le nuove generazioni. Una scelta non casuale che viene da lontano. Il Rotary ha concretizzato questo concetto in azioni talvolta eclatanti. Qual è la capacità di debellare nel mondo una malattia disabilizzante e mortale, qual è la polio? Più di 2 miliardi di bimbi vaccinati, 1 miliardo e 200 milioni di dollari investiti. E notizia di questi giorni, la certificazione di nessun caso rilevato in una delle 5 nazioni ancora con la presenza di questo morbo, l'India. Lo ha concretizzato in azioni importanti per il nostro territorio, quale l'intervento a favore della Facoltà di Ingegneria dell'Aquila, dove abbiamo migliorato sismicamente e restaurato il suo edificio più importante. Nessuno ha fatto un'azione come questa finora. La ERG, la Società Italiana Petroli, ha voluto simulare il nostro esempio e ha adottato l'edificio vicino e ha voluto i rotariani vicino alla sua azione. Lo ha concretizzato con un programma articolato, generazionefutura.net, che ci vede vicino alle università, alle scuole, alle associazioni industriali di categoria, agli imprenditori, tutto a favore delle nuove generazioni, per aiutarli nell'orientamento, nell'ingresso del lavoro, per incoraggiarli ad una nuova imprenditorialità. Innovazione, sviluppo, futuro, capacità di saper crescere bene
sono concetti che trovano il loro naturale connubio con la parola giovani, e non vi può essere nulla di più etico che occuparsi del futuro dei nostri giovani, nulla di più morale che occuparsi di nuove generazioni, in una società che spesso fa finta di considerare i giovani quale una risorsa, ma che al contrario li tratta come zavorra, ultimi vagoni di un treno, di cui i locomotori continuano a essere le loro stesse famiglie o organizzazioni vecchie in cui loro non trovano posto. Grazie. Grazie al governatore del Rotary Internazionale Francesco Ottaviano. Ora entriamo nel vivo chiamando subito Franco Pomilio per la presentazione della ricerca Gli italiani e l'etica. Chiedo a tutti di restare nei tempi concessi, grazie. Sarà breve e cercherò di introdurre il tema del convegno facendo una riflessione che, mentre sentivo parlare, mi accorgevo che in effetti siamo vecchia Europa, nel senso che il tema dell'etica, così come noi lo viviamo anche sentimentalmente, magari in altre parti del mondo lo vivono in modo assolutamente, come dire, più spregiudicato. Il tema del convegno tutto sommato riguarda una riflessione. La riflessione è che siamo un paese certamente in declino, che questa responsabilità è una responsabilità che oggi ricade probabilmente in gran parte sulla mia generazione, quindi sul povero Enzo e su tutte le altre persone, che Enrico eccetera, che si occupano anche di impresa, e quindi è una grande responsabilità, e dall'altra parte che tutto questo evidentemente si incrocia, come si sono incrociate le vite degli imprenditori delle generazioni passate, in un rapporto tra culture e anche tra istituzioni. In fondo, giusto ricordare che chi probabilmente costruiva negli anni 30 la propria idea di impresa, ma anche la propria idea di società, magari aveva, come dire, davanti a sé una finestra temporale completamente diversa, un'arena competitiva completamente diversa, e probabilmente si potevano anche realizzare delle cose, delle strutture, ma anche dei progetti che oggi, come dire, si confrontano con dei tempi e con dei rischi estremamente più, come dire, avvincenti, pressanti, e sotto certi aspetti addirittura direi anche sconosciuti. Proprio perché quando si dice vecchia Europa, in realtà si dice che noi abbiamo un sistema sociale, abbiamo un sistema economico, abbiamo tante sovrastrutture che derivano dalla nostra storia, ma che in qualche modo possono essere patrimonio, giacimento per il futuro, ma anche, come dire, ostacolo rispetto a delle sfide globali. Dentro questo sistema, quindi, l'idea di approfondire questa riflessione è, da un lato, dal punto di vista della responsabilità verso il futuro, dall'altro perché si legge in filigrana che parte della nostra generazione, ha probabilmente perso alcune chiavi di interpretazione proprio dell'etica, cos'è poi etico e cosa non è etico. Io direi che è etico, per esempio, anche il coraggio. Giustamente, come diceva Enrico Marimero prima, si può essere etici sul piano formale e non essere etici sul piano sostanziale, fare errori sul piano formale e fare del bene sul piano sostanziale, in termini di impresa, in termini di operatori della cultura. Quindi un ragionamento piuttosto complesso, motivo per il quale abbiamo invitato il professor Hermann, che tutto sommato, dal punto di vista della Germania forse ha l'osservatorio più interessante in termini di moralizzazione e comportamenti prima degli stati membri dell'Europa, con l'influenza economico-politica che la Germania esercita, ma in qualche modo anch'esso un modello di vecchia Europa. Ne parlavamo questa mattina perché evidentemente il sistema capitalistico, parte del sistema capitalistico anche tedesco, è un sistema imperniato sulle grandi famiglie, forse più che in altri
in altre dimensioni anglosassoni. Diciamo gli altri ospiti che saranno qui, che poi interverranno dopo di me e chiudo velocemente, sono evidentemente esponenti di sfaccettature di questo tema, quindi Enzo Boccia è certamente non solo un imprenditore ma direi anche un intellettuale, se posso permettermi, del, diciamo, del fare impresa, del ragionamento intorno al fare impresa. Il dottor Fimiani e il dottor Zuballi interpretano, come dire, da due punti di vista simili e insieme diversi, cosa significa il sistema giustizia. Certamente il dottor Nuzzi sa perfettamente cosa significa il giornalismo investigativo e quanto questo può influire nel bene, nel male e a volte essere strumentale, a volte essere purificatore in termini, diciamo, di azione nei confronti della società e della formazione di una cultura sociale in un certo senso. Non voglio dimenticare ovviamente il professor Ainis, perché la parte costituzionale è una, come dire, è un perno sul quale si continua a riflettere e probabilmente nessuno ha ancora capito se è, come dire, un Moloch intoccabile o se i tempi e le sue sovrastrutture che nel tempo si sono, come dire, sedimentate lo rendono invece modificabile. Altro aspetto che mi pare interessante era appunto chiedere a Nico Romito, chef stellato, uno direi dei pochi chef stellati che possiamo annoverare in Abruzzo, ma certamente uno dei più promettenti sulla scena nazionale, capire come attraverso, diciamo, la cultura di ogni giorno, quindi la vita, il cibo, si possa, come dire, leggere in filigrana come in effetti, diciamo, si sono modificati i nostri valori etici e anche morali, perché l'attenzione, come dire, ai valori anche del gusto per certi versi, o le disattenzioni a questi valori, sono in fondo una fotografia semplicissima di come la società muta, cambia e probabilmente, diciamo, mutando e cambiando perde delle radici e da un lato perde le radici e dall'altro perde anche la visione del futuro. Quindi su questo invito gli ospiti a ragionare e naturalmente il professor Mannheimer a diciamo, farci riflettere con alcuni dati di scenario. Ringrazio tantissimo tutti gli ospiti, anche membri della mia famiglia che non rivedevo da tantissimo tempo, per i quali diciamo, provo molto affetto e in ultimo ho chiesto anche di realizzare, anzi di ripubblicare, ve lo lascio così come notizia, un piccolo libricino, credo sia del 1949, che poi distribuiranno, in cui sì, il nonno Amedeo, prima ancora di mio padre, ma in realtà gli imprenditori e gli intellettuali di quell'epoca lavoravano insieme, diciamo, formulando delle ipotesi di un nuovo sistema sociale, che poi in realtà era l'idea primigenia di Regione Abruzzo, che si sarebbe poi determinata successivamente. Questo gruppo di persone si riuniva intorno a un'idea che si chiamava Unione Genti d'Abruzzo, per cui era limpida l'intuizione che nessuna impresa è sconnessa dalla società e nessun futuro può essere, come dire, solo dell'impresa senza che sia anche un futuro di una società. Grazie, arrivederci. Grazie a Franco Pomiglio, che però dalle sue parole non sembra che siamo un paese in declino. Allora lo chiedo subito al professor Renato Mannheimer, collegato con Milano. Buonasera professore, allora siamo un paese in declino, abbiamo fiducia nelle istituzioni, in questo nuovo governo tecnico, abbiamo fiducia per esempio nel rapporto con l'Europa e in particolare con la Germania. Buonasera professore. Abbiamo ritardo. Ecco, non sentiamo però professore. Il tema dell'etica sia stato un articolo
definì noi tutti italiani come caratterizzati dal familismo amorale, e cioè una grande attenzione alla famiglia, una grande attenzione agli interessi propri e a quelli della nostra famiglia, è una amoralità assoluta. L'assenza di uno spirito civico, l'assenza di un senso dell'etica e del civismo, così ci definiva. Non eravamo del tutto così, anche se in parte, una parte importante della nostra società era caratterizzata da questo, no? Dal pensare a se stessi. Col passare del tempo è mutata la situazione? Si è introdotto un aspetto di sentimento etico, di senso della giustizia e dell'onestà nel nostro paese? A mio avviso sì, anche se i fatti dimostrano che lo è in maniera del tutto insufficiente se raffrontata ad altri paesi. Certo, stiamo meglio di altri ancora, ma non siamo ai vertici della graduatoria per un atteggiamento etico. Questo viene fuori anche dai sondaggi. Quando si fanno delle domande sull'onestà, sull'evasione fiscale, che fino a poco tempo fa era un comportamento ammirato, non solo non condannato, ma ammirato, non siamo ai primi livelli. Negli ultimi tempi le cose sono in parte cambiate. Oggi un evasore fiscale e anche un elusore viene visto dalla popolazione, almeno a parole, condannandolo. Oggi i comportamenti non etici almeno sono condannati a parole, anche se purtroppo, come vediamo dalle cronache di tutti i giorni, molto praticati, non dalla maggioranza della popolazione. La maggioranza della popolazione italiana oggi è molto sensibile ai temi etici, dei doveri morali e così via, però c'è una cospicua minoranza che pensa di dribblare il tema e che per far fronte ai propri interessi non segue principi etici. Questi sono principi che andrebbero diffusi fino nelle scuole, insegnati nella scuola, appunto, l'etica, la morale e, aggiungo io, il senso civico e della nazione. L'eliminazione dell'educazione civica a scuola, che c'era ai tempi miei, è stato secondo me un errore. Noi abbiamo fatto, proprio in occasione di questo convegno, alcune domande agli italiani su questi temi e abbiamo trovato, vi ripeto, come ci sia un miglioramento, ma non sufficiente, degli atteggiamenti che si riproducono all'etica negli italiani. Per esempio nel campo del lavoro, nel campo del lavoro si ritiene indispensabile per la crescita stessa del paese, ma anche di se stessi, anche per il proprio interesse, seguire dei principi etici. Vengono molto apprezzate sul lavoro alcune doti, come tipica degli italiani, la determinazione, l'intraprendenza. L'intraprendenza vuol dire, ne sono un esempio gli imprenditori lì presenti, innovare, ma senza scorciatoie non etiche. Questo aspetto è a parole molto apprezzato dagli italiani, è uno degli aspetti più apprezzati, anche se al tempo stesso vengono apprezzati la nostra capacità di essere versatili. Gli italiani sono bravi a cavarsela e se la caveranno anche in questo momento di crisi grazie alla loro versatilità, ma occorre che questa sia inquadrata in degli aspetti etici. E proprio in relazione all'etica noi abbiamo provato a domandare agli italiani quanta fiducia hanno in diverse professioni. Abbiamo trovato una sorta di graduatoria di professioni che vede molto elevati come fiducia i giudici, i magistrati, i notai, i medici, in una via di mezzo i manager delle grandi aziende e gli imprenditori. Qui ci sono luci, ma ci sono anche ombre, secondo la popolazione. E lo posso confessare, non abbiamo trovato un livello molto grande di fiducia nei confronti dei giornalisti. Mi dispiace, perché io frequento praticamente tantissimi giornalisti e gli voglio bene, ma lì c'è, forse per colpa di qualcuno, una idea che non ci si possa fidare completamente. Chissà
perché non sul piano etico, proprio sul piano della fiducia. Ci sono alcune istituzioni che sia sul piano etico sia sul piano della fiducia nel nostro paese raccolgono grandi consensi. Se voi domandate una classifica della fiducia nelle istituzioni del nostro paese, trovate al primissimo posto, già lo sapete, immagino, il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica gode della fiducia di più dell'80% degli italiani, è l'istituzione in cui si ha più fiducia in assoluto. È sulla base di questa fiducia che, come dirò poi, il governo anche riscuote molta fiducia, ma è la cosa in cui si ha più fiducia in assoluto. Seguono quasi alla pari le forze dell'ordine e le forze armate. Sulle forze dell'ordine si ha anche lì una grande fiducia, c'è una lotta, noi misuriamo queste cose tutti i mesi, e tutti i mesi c'è una lotta per il primo posto tra forze dell'ordine e Presidente della Repubblica, si combattono il primo posto. Specie, forze dell'ordine intendo polizia, carabinieri, vigili del fuoco, poi se, per i vigili del fuoco c'è un'ammirazione straordinaria più di tutte le altre istituzioni. Giustificata, se volete, o anche idealizzata, come vi pare. Subito dopo, nella fiducia delle istituzioni, viene adesso il Presidente del Consiglio. Non era così una volta. Questo Presidente del Consiglio, io non voglio metterla in politica, ma è un dato di fatto, ha raggiunto un livello di fiducia molto, molto, molto elevato, attorno al 60%, anche perché ha dietro di sé l'appoggio di diversi partiti, molto diversi tra loro, ma ha ricevuto un livello di fiducia molto elevato e, per tornare all'etica, viene visto come esempio di etica, come punto di riferimento. Mettetela come vi pare, discutete, vi piace, non vi piace, ha torto, ragione, è così. È un punto di... mentre, purtroppo, ma ne parliamo tra un secondo, altri politici, spiace dirlo, vengono visti come un punto di riferimento al contrario. Subito dopo il Presidente del Consiglio, nella graduatoria di fiducia delle istituzioni, vede l'Unione Europea. Vedete, per l'Unione Europea noi abbiamo avuto sempre grande fiducia tradizionalmente. Siamo stati il paese più europeista di tutti. Quando è stata fatta l'Europa, noi eravamo tra tutti i paesi europei i maggiori sostenitori dell'Unione Europea. Avevamo una fiducia a livello del 70%. Poi, nell'ultimo anno, lo dico perché c'è lì il rappresentante tedesco, bisogna dirgli anche la verità, da quando l'Unione Europea ci ha detto ma adesso dovete rigare diritto e ci ha fatto alcune richieste, e la Germania è stata protagonista in queste richieste, noi, non so che aggettivo usare, abbiamo detto no, ma allora non ci piace più, dico noi italiani, la fiducia dell'Unione Europea, cari signori, da quando l'Unione Europea ci fa queste richieste è crollata, dal 70 è diventata l'ultima volta 42, che è alto rispetto ad altre istituzioni, come vedrete, nei partiti la fiducia è del 4%, per fare un esempio, ma è diminuito drasticamente. È giusta questa diminuzione di fiducia nell'Unione Europea? Se devo dire il mio parere personale, se me lo permettete, no. L'Unione Europea è un punto di riferimento a cui noi dobbiamo stare attaccati, è il nostro futuro, è bene che si concordino delle regole di rigore e di etica che tutti gli stati appartenenti all'Unione Europea devono seguire, e mi dispiace che però metà della popolazione italiana non la pensi così, metà della popolazione italiana ha una sfiducia e ritiene una forte imposizione da parte dell'Unione Europea. Vi dicevo, per farla breve, le istituzioni in cui non si ha fiducia. Le istituzioni in cui si ha meno fiducia sono i partiti politici. Dichiarano di avere fiducia nei confronti dei partiti politici, era la scorsa settimana l'8, questa settimana è il 4% degli italiani. Il 4% degli italiani non corrisponde neanche all'insieme di tutti coloro che in qualche modo militano, perché sono iscritti, perché hanno degli incarichi pubblici nei partiti politici. Cioè anche buona parte di quegli stessi che militano attivamente nei partiti politici non hanno fiducia.
perché si ritiene che appunto i partiti politici, spiace dirlo signori, ma devo dirvi la verità, non abbiano un comportamento etico. Loro che dovrebbero darci l'esempio, è dalla politica che dovrebbe venire l'esempio. Speriamo che le cose cambino. Così come stanno adesso le cose, non viene questo esempio e anzi i partiti politici vengono vituperati. Viceversa, come vi dicevo, si ha una grande fiducia nel governo e nel presidente. Per la verità, si ha fiducia nel governo come istituzione, meno approvazioni in alcuni provvedimenti, cioè si approvano molto fortemente tutti i provvedimenti che riguardano gli altri. Se un provvedimento di questi dolorosi che ci sono stati tocca te stesso, tu cominci a lamentarti. Generalmente i nostri intervistati si lamentano, sì va bene tutto, ma io cosa c'entro? Che si sacrifichino gli altri. Anche da questo punto di vista notiamo una, bisogna dirlo, insufficienza di senso dello Stato e di appartenenza dello Stato, di senso dello Stato nei noi italiani, che c'è ancora. Altri paesi hanno un senso dello Stato più forte, non dico la Francia, vi ricordate, si dice la France, si alzano in piedi, da noi si dice l'Italia, purtroppo non ci si alza in piedi. In Germania abbiamo lì un ospite tedesco che io ascolterò con attenzione. C'è un senso dello Stato più forte che da noi. Da noi purtroppo, mi spiace darvi questi dati negativi, ma se vogliamo fare un convegno sull'etica e sull'importanza dell'etica bisogna anche partire da dati di fatto, dove, dai quali viene che il senso etico negli italiani è in crescita rispetto a qualche anno fa, ma in misura del tutto insufficiente, e che si ha grande fiducia in istituzioni come il governo attuale, che sembra promanare anche un atteggiamento di esempio dal punto di vista, specialmente dal punto di vista etico, esempio purtroppo non sempre seguiti da altri amministratori pubblici. Ben inteso, parliamoci chiaro, la maggioranza assolutissima degli amministratori pubblici italiani sono persone bravissime, non solo, si dedicano con grande sacrificio, spesso sacrificio personale, tempo notturno rubato alla famiglia e al sonno, alla propria azione della pubblica amministrazione. Ci sono però tanti, troppi, ancora troppi, che diciamo interpretano questo ruolo in un modo non etico. Questa è la situazione. Non è più la situazione del familismo amorale degli anni 50, ma il percorso intrapreso non è ancora, secondo me, sufficiente e c'è tanto da lavorare. Questo convegno, a cui mi avete dato l'onore di partecipare sia pure così da lontano, è un punto importante su questa strada, è un punto importante per rinnovare l'impegno etico, specialmente tra i giovani, ripeto, andrebbe insegnato nelle scuole, l'impegno etico laico e religioso, come volete voi, andrebbe insegnato nelle scuole, e speriamo che in futuro la società dei nostri figli abbia un senso etico nella popolazione maggiore, perché come è stato detto giustamente da coloro che mi hanno preceduto, non si tratta, poi ho finito, non si tratta di una richiesta morale o del fatto che bisogna essere buoni o bravi. Una società basata sull'etica cresce economicamente di più e meglio, è solo col rispetto delle regole che noi possiamo davvero crescere. Con il fare i furbi non si va da nessuna parte. Questi sono i risultati della ricerca che abbiamo compiuto. Io ringrazio ancora voi tutti, la famiglia Pomiglio, per avermi permesso di fare questa ricerca e vi auguro buon lavoro. Grazie, grazie al professor Renato Mannheimer per l'analisi e per i dati che ci ha fornito, e con questo dato del 42%, quindi dal 70% al 42%,
come è calata la fiducia nell'Unione Europea, io invito alla Lectio Magistralis Nils Ole Ormar, il consigliere strategico del Presidente della Repubblica Federale e attuale consulente del Ministro dell'Interno del Governo Merkel. Prego, ci parlerà del ruolo della Germania come moralizzatore dei paesi europei. Famiglia Pomiglio, gentili signore e signori, avendo studiato per 5 anni lettere a scuola, ma non è sufficiente per poter parlare per 30 minuti nella vostra meravigliosa lingua italiana, quindi inizio a parlare in Deutsch. Mit der Hilfe meiner Übersetzerin, herzlichen Dank. Mein geschätzter Kollege Mannheimer hatte eine ganz interessante Statistik Ihnen vorgelesen. Da kam drin vor, dass in der Wertschätzung der Berufe Politiker ganz unten stehen. Das Lustige ist, das tun Sie in Deutschland genauso. Und wenn Sie sich dieselbe Statistik im deutschen Bereich anschauen, dann stehen mit den Politikern noch 2 weitere Berufe dort unten, auch wie in Italien Journalisten und Versicherungsvertreter. Die interessante Frage ist, warum ist das so? Da sagte der Kollege Mannheimer, ja, da gäbe es halt Unterschiede. Die Deutschen glauben eher an den Staat, die Italiener sind eher individualistischer. Wie kommt es dann, dass dieselbe Umfrage in beiden Ländern zum Ansehen dieser Berufsgruppen so ähnlich ausfällt? Das Beruhigende, Herr Mannheimer, für uns beide ist, im oberen Bereich in Italien und Deutschland stehen Professoren ganz oben. Wir haben da also Glück gehabt. Aber warum ist das so? Warum stehen Politiker ganz unten? Das hat zu tun mit dem Thema dieses Vortrages, die Frage der Ethik in Politik und Ökonomie. Ich glaube, der Grund ist ein ganz einfacher. Und den hat Franco Pomiglio, als er eingeleitet hat, mit einem Satz gesagt. Er hat nämlich gesagt, Ethik erfordert Mut. Ich glaube, das ist richtig. Und diejenigen werden von uns, ganz gleich, ob in Italien oder in Deutschland, in ihren Berufen negativ beurteilt, bei denen wir den Eindruck haben, dass sie sich ihre Worte und ihre Taten, dass sie nicht übereinstimmen. Dass Politiker uns Dinge erzählen, die sie selber nicht tun. Aktuell führte das in Deutschland dazu, wenn Sie die Zeitungen verfolgt haben, dass deswegen unser Präsident zurückgetreten ist. Christian Wulff, der hatte auch ein ganz einfaches Problem. Der stand auf Kriegsfuß oder in einer kritischen Beziehung mit der Wahrheit. Der log. Und viele von uns mögen in manchen Situationen es nicht mit der Wahrheit genau nehmen, nur wenn sie der erste Mann des Staates sind, der laut Herrn Mannheimer in Deutschland wie in Italien besonderes Ansehen genießt, nämlich der Präsident, wenn der sie anlügt, was machen Sie dann? Dann sagen Sie, wenn der das macht, dann kann ich das doch auch machen, dann ist das doch nicht so schlimm. Wenn mein Ministerpräsident in meinem Land was macht, was nicht okay ist, dann kann ich das doch auch machen. Warum erfordert Ethik dann aber Mut? Weil Sie sich bei manchen Entscheidungen gegen die Mehrheit entscheiden müssen, unangenehmere Entscheidungen treffen. Es ist immer einfacher, Ja zu sagen, als zu sagen Nein. Aber Nein definiert, wer Sie sind. Und ich glaube, das haben Sie in Italien in den letzten Wahlen sehr deutlich gemacht und ich glaube, das war mutig. Das Interessante an der Frage, was ist Ethik, ist, wenn man in der Lage ist, dafür eine ganz einfache Antwort zu finden. Und diese einfache Antwort gab ein bekannter deutscher Philosoph, Immanuel Kant, vor 250 Jahren. Und der sagte, Ethik beantwortet eine ganz einfache Frage. Und diese Frage lautet,
Was soll ich tun? Moral ist ihr Handeln und Ethik ist, wie sie drüber nachdenken. Sie fragen sich, was soll ich tun? Und die Frage, die stellen sie sich ganz gleich, ob sie in einem Familienunternehmen Dinge auf die Beine stellen oder ob sie im politischen Bereich sind. Die stellen sie sich immer und besonders, wenn sie Führungsverantwortung ausüben. Und darin sind sie Vorbild. In meinem eigenen Beruf mache ich im Wesentlichen zwei Sachen. Ich unterrichte Wirtschaftsethik und ich berate den Finanzminister in Deutschland. Der war gestern bei Herrn Monti, heute war er beim Papst. Also Sie muten sich schon viel zu. Sie haben einen deutschen Professor, den Sie einladen und der Sie unangenehm belehrt. Dann haben Sie auch noch einen deutschen Papst. Sie sind in Italien wirklich geschlagen. Und von daher verstehe ich auch, warum Herr Mannheimer sagt, dass die Zustimmungsraten zu den Deutschen hier aktuell nicht besonders hoch sind. Aber in meiner Forschung, in der ich mich auskenne und mit der ich mich beschäftige, nicht im politischen Bereich, sondern an der Universität, beschäftige ich mich damit, ob und wie man mit Ethik erfolgreicher wirtschaftet und erfolgreich Politik macht. Denn für viele Leute, wenn sie über Ethik reden, ist das was, was ich ein Orchideenfach nenne. La pour la. Ethik ist was Schönes, wo ich mich drüber unterhalte, wie ich mich denn angemessen verhalte. Deswegen gab es mal von einem deutschen Comedian auf pubblico, e in Germania qualcuno ha chiesto a un comedian perché vuole studiare etica per l'economia. È stato posto la domanda, si deve decidere o deve studiare etica o deve studiare economia, ma se risaliamo alla domanda di Kant, cosa devo fare, è evidente che l'etica e l'economia non sono in contrasto tra loro, in quanto se fate degli affari poco etici potrete avere successi a breve termine oppure a lungo termine potrete cavarvela, ma e dai miei studi è emerso che a voi stessi non fate nessun piacere. Prima o poi il tutto torna alla ribalta. L'etica, e questa è la tesi fondamentale del mio lavoro, l'etica e business non sono in contrasto tra loro. E se pensiamo che stasera questo evento è stato organizzato proprio da un imprenditore, questo dovrebbe farci capire che siamo sulla strada giusta. Abbiamo un'impresa con una pagina web che presenta un codice etico, un codice che parla di valori come trasparenza, fiducia, giustizia. Voi direte, beh, un codice etico di questo genere, ogni impresa se lo potrebbe inventare, metterlo come bella facciata. Ma perché un'impresa che vive veramente l'etica è più apprezzata? Perché si vede che un'impresa come questa non usa solo questi slogan dell'etica, ma mette l'etica in pratica. Un'impresa che tratta bene i propri collaboratori. Non è credibile se un'impresa prende in prestito lo slogan etico e poi tratta male i propri collaboratori. Ovvero un'attività o anche un'azione politica non etica non è sostenibile. Nella politica tedesca questo è diventato un termine che va alla moda. Nell'Unione Europea bisogna fare una politica economica sostenibile, si dice. Quindi io come professore
cerco sempre di trovare una definizione precisa per i termini ed ho controllato da dove deriva questo termine sostenibilità. Sostenibilità è un termine che deriva dal bosco, dalla economia forestale. E nel XIX secolo in Germania c'era una persona che si occupava dell'attività ingegneristica delle miniere. La gente attorno a questa attività tagliava, disboscava tutti i boschi attorno alla miniera. Questo signore è un government official, lui lavorava per la sua città e sottolineava che continuare a lavorare in questo modo non sarebbe stato solo un problema che avrebbe riguardato l'ambiente, ma sottolineava che un'azione tale significava essere un cattivo imprenditore, in quanto continuando a disboscare si avrebbe distrutto l'attività propria. In Sassonia si vedono ancora che ci sono i boschi che sono stati conservati proprio in quest'ottica, in quanto in questo modo l'attività dell'economia forestale è stata potuta mantenere. E questo riguarda non solo i concetti per la Germania o solo l'Italia, ma riguarda tutti. Bisogna essere sostenibili e bisogna anche rispondere per i propri rischi. Il signor Pomiglio non avrebbe un'impresa così bella, un'idea, una fabbrica delle idee così belle, non sarebbero così belli se non avesse alle sue spalle un passato di imprenditoria così bella. La cosa che lo contraddistingue poi è che lui vive questi valori ed è per quello che la sua azienda funziona. Per lo stesso motivo per il quale l'attività con il legno a quei tempi è stata proseguita e perseverata, per questo motivo la sua azienda funziona bene. Non bisogna comprendere molto delle finanze per capire il fatto che indebitandosi, che come per esempio in Grecia il 160% del PIL, o pensiamo al Giappone con il 200% di debiti PIL, significano che mi sono indebitato in modo maggiore di quanto io possa mai restituire. Io penso quindi che in vita mia non estinguerò mai il debito, ma che i miei figli ci penseranno. E pensando di nuovo all'etica, alla domanda cosa devo fare, capiamo che devo avere un altro approccio. Ora, un altro approccio invece di quello che bisogna fare, che è un approccio tipicamente tedesco, sarebbe la domanda: che cos'è una vita buona? Cosa fa diventare la vita buona? Una vita senza boschi, una vita senza imprenditoria familiare, una vita senza garanzia che l'indebitamento non sia maggiore alle proprie capacità, non sarebbe bella. Quindi la domanda di Kant, cosa devo fare, significa che noi in fin dei conti non stiamo facendo solo un incontro accademico, o Pomiglio non ci sta facendo vedere solo degli slogan, ma noi stiamo facendo vedere un esempio di vera convivenza. Noi partiamo da questa domanda, dalla sostenibilità, e poi ci domandiamo anche in che cosa un'impresa familiare si distingue dalle altre dal punto di vista etico. Questo mi ha chiesto anche il giornalista.
Aktiengesellschaften in Deutschland. Ci sono delle società di azioni per le quali io ho lavorato occupandomi dei problemi etici ed ho lavorato anche per imprese familiari occupandomi di questi problemi e confrontando tutti e due si vede una differenza tra l'approccio dell'impresa familiare verso la propria attività, perché un'impresa familiare risponde con gli averi propri per le proprie azioni e questa fa la differenza. Le imprese familiari sono numerevoli sia in Germania che in Italia. Loro fanno una vera crescita e bisogna domandarsi qual è la differenza tra queste imprese e Unicredit e Deutsche Bank. La differenza è che gli uni rispondono con il loro capitale, invece gli altri hanno un modello imprenditoriale OPM. Le banche, quindi per investment, hanno questo modello. Io una volta ho fornito consulenza a una banca e lì mi hanno spiegato che il loro modello di business basava sull'OPM e io ho controllato nel mio librettino cosa significa. Questo significa other people's money. Questo non è un buon modello di business. Questo significa che raccogliendo il denaro degli altri si fanno buoni affari, ma non si fanno affari sostenibili. Come imprenditore familiare, uno potrebbe dire che alla domanda cosa sto facendo, che Pomiglio vende idee, Pomiglio vende in modo eccellente nel suo settore. Se mi aveste chiesto 30 anni fa cosa fa una banca, avrei risposto: una banca presta soldi a imprese affinché attività come queste siano possibili. Attualmente sto scrivendo un libro su banche e mi chiedo perché questo modello di investimento delle banche è cambiato. Io, se oggi dovessi descrivere quello che fanno le banche nella comunità europea e a livello internazionale, direi che hanno un'attività commerciale dove operano con il denaro di altri. Questo sarebbe ammissibile se lo restituissero, ma hanno invece un modello che non è molto dissimile a quello che troviamo a Monte Carlo nel casinò. Bene, quasi ce l'avete fatta e sono giunto alla fine. Dalla domanda di Kant, cosa devo fare io, e sottolineo, lui dice cosa devo fare io, in prima persona, Kant vuole sottolineare che bisogna quindi rispondere per le proprie azioni. E vorrei spiegarvi in tedesco la differenza tra un commerciante onesto e un commerciante onorabile, cui si deve onore. Un commerciante onesto, ad esempio pensiamo ad Amburgo, una classica città dove c'erano questi commercianti che facevano affari onesti. L'onestà è richiesta a tutti. La chiedo a Franco Pomiglio, la chiedo a tutti di voi, non c'è da darsi la pacca sulla spalla per l'onestà. Se non ci fosse l'onestà, ci sarebbe qui il nostro procuratore che avrebbe da dire qualcosa. Se non siete onesti, dovrete affrontare procedimenti
procedimenti per evasione di tasse, eccetera, eccetera. Quindi è la legge stessa che chiede l'onestà. Non è un'azione da eroe. Invece il secondo tipo di commerciante, un commerciante cui si deve onore, in einen Spiegel gucken können, un commerciante retto, questo significa che si tratta di una persona che la mattina si può alzare e guardarsi dritta nello specchio, una persona che è in coerenza con le proprie azioni. Sehr unakademisch sage ich immer 80% in einer Gesellschaft, egal ob in Italien di una società, dico sempre, 80% sind in der Regel ehrlich. L'80% secondo me di questa società è onesta, il 15% è borderline e il 5% compie dei reati. Sicuramente non abbiamo dati statistici e il signor Mannheimer probabilmente non sarebbe d'accordo con questi dati forniti così, ma il nostro è che questo 5% approssimativo rovina l'attività a tutti quanti. E se vi occupate di etica per l'economia e parlate con imprenditori familiari che si lamentano che devono pagare per gli errori che hanno fatto a livello della comunità europea, eccetera, a questa lamentela posso solo dire: così è la vita. Dal punto di vista statistico, ad esempio, se andate in un ambulatorio medico e non vi trovate bene, lo racconterete dal punto di vista statistico a 4 persone. Se le cose vi vanno bene dal vostro medico, lo racconterete a 4 persone. Invece, se non vi vanno bene, lo racconterete forse a 20 persone, a più persone. Quindi si parla più del mondo, delle cose nel mondo che non vanno bene. E voi quindi potete dirvi: tutti si comportano male e anch'io mi posso comportare male, ma se mi domandate cosa devo fare, vi rispondo: voi siete al centro dell'azione, avete qui esponenti di tutte le parti istituzionali che vi hanno invitato per riflettere insieme sulle questioni etiche. Insieme vogliono quindi trovare una risposta a quello che si deve fare. Quindi la domanda non è solamente cosa devo fare io, cosa dobbiamo fare noi. E il signor Mannheimer ha sottolineato che i tedeschi sono più orientati alla comunità, invece gli italiani sono più individualisti. Con tutto il rispetto, secondo me si tratta di stereotipi, perché si può dire sì, un professore tedesco è fatto in modo tale e tale. Si può dire un imprenditore è fatto in un altro modo. Quindi si può dire: questo è una persona che viene dalla Germania, i tedeschi cosa stanno sbagliando a livello di comunità europea? Bene, stanno sbagliando molto. Se secondo voi potrete dire che la trasparenza, l'indebitamento che la signora Merkel sottolinea non va bene, il problema è che solo perché una persona dice così non si può generalizzare, non si ottiene nulla generalizzando e dicendo che tutti devono comportarsi in un certo modo, punto e basta. Vi siete mai chiesti che cosa è in realtà la società? Che cos'è la società? Che cosa fa Pescara? Roma, Berlino o Bruxelles, che cosa fanno per la società? Che cos'è la società?
pensateci, la società non è tanto più che la somma di tutti noi messi assieme. E Margaret Thatcher, vi ricorderete, e voglio raccontarvi una storia della, di uno dei politici più odiati della storia. Io l'ho già scommesso. Chi? Frau Merkel, Berlusconi? No, la Thatcher. E lei diceva che non c'è niente come la società. La società è solamente fatta di uomini, donne e famiglie. E questa frase è così vera quanto pericolosa, poiché corretta è per il fatto che mi dice che la società è un insieme di responsabilità individuali. E la Thatcher dice: non ti fidare della società, non ti dà niente, e l'unica cosa che conta è quello che fai tu e sul tuo posto di lavoro. E una parte di questo è vero. E falso è nella frase il fatto che nella società non dà niente, solamente che sia fatta di uomini, donne e famiglie. E il signor Mannheimer l'ha già spiegato dai suoi dati. Questa società qui, la società italiana, cosa siete voi? Siete dei pescaresi? Siete italiani? Europei? Cittadini del mondo? E che cos'è la vostra società qui in Italia, a Pescara? Che cosa fa la vostra società? E io oserei dire che il nucleo della vostra società è ciò attraverso cui la famiglia Blum ha portato avanti con successo la propria attività, ovvero la comunicazione. Come sembra così accademica questa affermazione? Un sociologo famoso ha affermato che la società non è altro che una società di comunicazione. E nelle mie citazioni accademiche io cito sempre questi grandi uomini. Perché Umberto Eco è diventato professore? Di che cosa vive? Della semiotica, l'insegnamento dei segni. Perché ne avete bisogno? Perché voi vivete in una società e vivete della vostra educazione, dei vostri valori, e secondo i principi aristotelici volete vivere bene. La vostra società è più della somma delle vostre singole persone. A Pescara voi mangiate buon pesce, e questo l'ho provato nelle ultime 24 ore, tre volte. E ciò significa che voi, come italiani, e mettete al centro della vostra vita l'individuo e la famiglia. I tedeschi lo fanno con altre cose, con il lavoro, e lo dicono al mondo, ma sono tutti stereotipi ed è necessario sapere che si esiste. E naturalmente si arriva di nuovo alla domanda dell'etica: come si può migliorare la società? Come si può capire che cosa ognuno di noi deve fare e che cosa dobbiamo fare assieme? E quindi arrivate a questo con le vostre prestazioni personali, proprio per il fatto di essere qui, e ci arrivate attraverso le vostre sofferenze. Il mio collega Mannheimer infatti ha detto una parola difficile. Avete mai chiesto come la società la definisce? La società della comunicazione. Si è mai chiesta come voi
definire un'elite, e vi siete mai chiesti perché l'elite in Italia forse c'è? In Germania la parola elite ha una connotazione negativa e sta proprio nel fatto che la Germania con le sue elite due volte negli ultimi secoli ha completamente annientato il paese. Quindi deriva la domanda: che cosa devo fare io per far sì che ci sia responsabilità? Io non sono tutto il mio popolo e voi dite che non ci sono comportamenti etici perché quelli lassù sono dei corrotti, però chi se ne importa? Questo in Germania c'è un detto che chi si comporta in un certo modo è in quel modo, e se questo avvenisse nella società questo sarebbe valido ovunque. E se voi cittadini non vi comportate come cittadini e vi comportate solo come consumatori, questo l'ho già detto tra i miei studenti che pagano tasse, e loro solo perché pagano vogliono dei buoni voti, e l'etica professionale è volta a questo, e cioè gli studenti dicono in università: noi siamo dei clienti e quindi io devo avere dei buoni voti. C'è stato un fumetto nel New York Times molto divertente. Kelvin va con il suo raccoglitore dal proprio insegnante e vorrebbe sottoscrivere un contratto da che l'insegnante è responsabile se lo studente non studia. E la professoressa dice: sei pazzo, io non siglo nessun accordo. Alla fine della striscia si chiede chi deve essere responsabile se lo studente non studia, e con questa logica si distruggono le società. Se le società hanno delle elite alle quali viene dato un pacchetto e nessuno si cura più di cosa viene fatto. In Atene, ad esempio, tutti si sono poco curati su chi pagava le tasse, ad esempio il tassista. Era tutto rimandato all'elite e la società non si sentiva coinvolta. Naturalmente questo può sembrare teoria. Questa azienda deve assumersi le sue responsabilità, e io sono convinto che il Presidente dei Ministri io mi auguro che lui si prenda la sua responsabilità, e per questo presidente è così amato. E il problema delle elite alla fine è quello che come ottengo il meglio. Ma alla fine vi racconto un altro fatto. Ho un buon amico che viene dalla Romania, è fuggito dalla Romania nell'anno 90, e da 19 anni lui ha capito che cosa significa vivere in una società dove le elite non sono libere, non lasciano liberi di scegliere. E lui arriva in Germania come profugo, si laurea e lui dice che quando le persone si lamentano, sia gli italiani che i tedeschi, che si lamentano sempre per qualcosa che succede lassù, che succede tra le nostre elite, e lui dice sempre: ma li avete eletti voi? E in secondo luogo, la differenza tra una dittatura e una democrazia: in Germania non si investe più per capirlo, perché si vive liberi. La differenza è che il dittatore può essere chiunque, mentre il presidente dei ministri, il bello è che nella democrazia ogni 4 anni questi idioti vengono, hanno ricambio, e quindi possono essere riletti, possono arrivare persone valide, mentre i dittatori non vengono mai spodestati. E che cosa significa per me etica professionale? Quando io mi trovo in un
un posto in economia, in un'azienda di famiglia, io mi prendo la responsabilità di quello che faccio. E qui non si tratta di una domanda accademica: che cosa devo fare? È nel mio interesse di avere un buon atteggiamento. Io non posso distruggere una società per i miei interessi, per il mio business. E infine, noi tutti a livello europeo e anche a livello locale, da Pescara a Bruxelles, dobbiamo assicurarci di eleggere delle eliti in maniera ragionata. E questo è il collegamento con Aristotile, per dire che come devo comportarmi. E dobbiamo fare un grande passo avanti in direzione di Aristotile. Come posso vivere bene? Io devo essere corretto, e a questo punto io vorrei ringraziarvi per aver abbattuto i confini tra le varie nazioni. E agiremo diversamente e capiremo anche che tutti siamo nella stessa barca. E per fare una nota politica, se io chiedo che cosa devo fare per la politica europea, non è nel mio interesse che va male agli altri, ma è per me che va male, e quindi Pescara o l'Italia devono stare bene. E quindi così risolleviamo la barca tutti assieme, e quando ci lamentiamo che alcune cose non vanno bene, che possiamo agire su diversi piani, abbiamo barche piccole, barche grandi, ma tante volte certe azioni dei politici ci irritano. E potete essere sicuri, se avete un interesse vero, e questa è una zona dove le cose vanno bene, e il sistema politico, come ha detto Mannheimer, forse grazie a gli sforzi dei tedeschi, e ora gli italiani hanno grandi chance, e uno svantaggio è che non siamo pessimisti, e per questo si dice sempre metà pieno, metà vuoto, e l'appoggio per l'EU è sempre stato quello che i tedeschi sono pessimisti, ma la politica europea è quella che traina. Noi abbiamo semplicemente avuto fortuna con le nostre elite a livello politico, e se io dico io capisco che ci sono certe cose che non vanno, la politica può andare bene, e per me è stato un onore oggi parlarvi da europeo. Grazie. Grazie al professor Neil Ullman per la sua lezione, per aver difeso ovviamente il suo paese, ma anche per l'elogio dell'impresa familiare che lei ha fatto nel suo intervento. Adesso vediamo se difendiamo almeno la nostra categoria, Gianluigi Nuzzi, visto che sta andando male secondo il professor Mannheimer, secondo gli studi del professor Mannheimer. Quindi con Gianluigi Nuzzi parliamo di etica e media, etica e giornalismo investigativo in particolare. Sì, buonasera, grazie di questo invito, grazie a Pescara, vedo tanta gente, questo è per me un piacere, e grazie alla famiglia Pomiglio che mi ha invitato, e sono contento, non è un rito. Io vorrei però anche ricordare che noi siamo un paese fondamentalmente anche un po' dismemorati, perché diamo sempre un po' la colpa agli altri, no? Abbiamo rottamato rapidamente Andreotti qualche anno fa, quando lui prima prendeva 700.000 preferenze secche, nominali, nei collegi dove era candidato. Siamo un paese che ha dei problemi che magari la Germania non vive, perché in Germania li arrestano, da noi li tutelano. Abbiamo un'evasione fiscale di 120 miliardi di euro,
vedo qui un ufficiale della Guardia di Finanza verso il quale, non come persona ma come divisa, io ho sempre avuto rispetto. Provate a sentire un politico se annuncia nella sua campagna elettorale che aprirà una caserma della Guardia di Finanza vicino a casa vostra o alla vostra azienda. Voglio vedere se poi lo votiamo questo politico, no? Mentre i finanzieri sono persone che fanno il loro mestiere, che è quello di tutelare il denaro di noi cittadini. Dico questo perché abbiamo dimenticato, è stato citato il 92 come occasione, l'abbiamo dimenticata, abbiamo tutelato una classe politica che negli ultimi 20 anni non ha colto quell'occasione per creare se stessa un sistema immunitario tale da selezionare la propria classe dirigente, e l'abbiamo sempre e comunque votato. Ho fatto questa premessa perché credo che se i tassi di credibilità della politica e dei giornalisti sono così bassi in Italia, e poco mi rincuora che siano bassi anche in Germania, consigliere, è perché la politica e il giornalismo si basano sulle parole, sulle promesse e sulla credibilità. Noi giornalisti la credibilità ce la siamo un po' giocata. Noi giornalisti abbiamo poco senso di autocritica. Noi giornalisti viviamo come un ricordo quando Giampaolo Pansa negli anni 80, quando c'erano il periodo delle stragi, delle stragi di terrorismo parlo, e poi negli anni 80, negli anni 70, negli anni 80, quando diceva che il giornalista è il cane da guardia del cittadino. Oggi, se proviamo a dirlo tra noi cittadini, faccio finta anch'io di essere, perché lo sono, sono un giornalista ma sono anche un cittadino, se lo diciamo fa un po' sorridere, no? Il giornalista oggi non è più il cane da guardia, e la credibilità è un patrimonio, perché? Perché non ha tutelato il proprio patrimonio, che è più importante, che è quello della credibilità. Invece la credibilità andrebbe tutelata, e per questo io nei pochi minuti che ho a disposizione volevo lanciare fondamentalmente delle idee. La credibilità è tutto per un giornalista, la credibilità si costruisce soprattutto oggi che siamo in un momento per il giornalismo di cambio di era geologica, stiamo passando dalla carta stampata e dalla televisione a internet. Un domani i nostri figli, i nostri nipoti avranno informazioni news gratis, mentre avranno, lo dicono quasi tutti gli esperti, mentre avranno a pagamento le opinioni e gli approfondimenti. Gli approfondimenti cosa sono? È il giornalismo d'inchiesta. E allora, di fronte a questo cambio di passo dell'informazione, ecco che la credibilità diventa importante, e soprattutto nel giornalismo d'inchiesta. Invece il giornalismo oggi come è strutturato, parlo dall'ente pubblico, dove dalla RAI, noi spendiamo, la RAI ha un volume, adesso non voglio parlare male della RAI, però spendono credo tra i 4 e i 5 milioni di euro all'anno in auto blu, cioè ci sono delle cose che non stanno più da nessuna parte, però io parlo per me stesso, io credo che noi giornalisti si dovrebbe partecipare al processo di cambiamento che oggi è in corso, recuperare la credibilità, introdurre dei codici etici che non ci sono. Se voi andate nelle redazioni dei quotidiani a Natale, ci sono addirittura dei giornali che creano degli spazi per la quantità di regali che riceviamo. Un giornalista non dovrebbe ricevere dei regali. Un giornalista non, se io oggi domani vado agli Intoccabili e dico sapete che il gruppo Pomiglio è il gruppo più forte dell'Abruzzo perché il signor Pomiglio adesso mi dà 100.000 euro e me le dà di fronte a tutti voi, di fronte anche degli ufficiali, questa non è corruzione. Cioè io ho il potere di darvi delle informazioni, ma se qualcuno mi paga, che non è il mio editore, che non è per condizionarvi nella vostra percezione dei fatti, non è reato. E allora forse lancio una provocazione ai magistrati che sono qui con noi stasera, sarebbe bello se i giornalisti fossero equiparati non a dei privati, ma a degli incaricati di pubblico servizio, perché il nostro è un pubblico servizio, anche se lo diamo su dei giornali privati.
Sarebbe bello se il reato di diffamazione fosse non più blando ma più duro, e io ho cause di diffamazione, ma la diffamazione tutela la credibilità di un giornalista, perché chi sbaglia, il giornalista per primo, deve pagare, per come la vedo io, e deve pagare anche in prima persona, dovrebbe pagare, invece ha questo scudo magico che gli danno gli editori quando, come si dice, finisce sotto processo. Io lavoro, qualcuno di voi avrà visto il mio programma, io lavoro alla 7, se prendo una querela alla 7 me la pago con i miei soldi, e credo che questo sia, lo dico per farvi capire come si potrebbe cambiare. In Albania, quando negli anni 90 andavo come inviato, quando c'era la guerra civile, c'era una legge che mi aveva fatto molto riflettere, dicevano la legge sulla stampa. In Albania la legge sulla stampa era costituita di un unico articolo, di un'unica frase: la stampa in Albania, l'informazione in Albania è libera. Quindi tu potevi scrivere qualsiasi cosa su qualsiasi giornale. Infatti io ero arrivato lì e avevo letto sulle prime pagine dei giornali, di alcuni giornali albanesi un po' scandalistici, che gli soldati italiani che erano lì mangiavano pescavano le tartarughe in mare e le mangiavano, ed era una balla. Il problema è che quando l'informazione è libera, è troppo libera, perde la credibilità, e una classe politica corrotta come c'era all'epoca in Albania aveva solo l'interesse di dare la massima libertà alla stampa, perché nessuno credeva più e non si distingueva più il vero dal falso. E invece io credo che magari andando anche un po' contro in tendenza, noi dovremmo essere anche un po' più severi con noi stessi. I giornalisti dovrebbero chiedere l'azionariato nei giornali dove lavorano. Ci sono pochissimi casi di giornali cooperativi veri dove l'azionista è il giornalista. Noi dovremmo alzare un po' la nostra voce. E invece tutto ciò non accade, sapete perché? Perché sta finendo un'era geologica, come per la politica. Noi l'informazione, come vi ho detto, sta cambiando di passo. Io sono andato in un liceo a Firenze e c'erano tantissimi giovani, ho chiesto: ma quanti di voi si informano né dalla carta stampata né dalla televisione? Io pensavo che alzassero la mano tra quattro. Più della metà, quasi l'80%, questi giovani non guardano la televisione, questi giovani non leggono i giornali, questi giovani hanno i tablet, hanno i computer, e quello lì è uno strumento violento, forte, bello, incredibile di libertà. Il giornalismo investigativo. Ecco, nel giornalismo d'inchiesta il giornalismo investigativo è una occasione importante. Io faccio mea culpa perché appartengo a quella categoria di persone, di giornalisti, che nello scorso decennio hanno fatto del giornalismo, hanno fatto un errore. Io pensavo che il giornalismo investigativo fosse il giornalismo, cioè chi trova più notizie dalla finanza, dai carabinieri, dai magistrati. Ma questo non è giornalismo investigativo, è un giornalismo relazionale, cioè chi ha migliori rapporti con quel magistrato, con quel finanziere, con quel carabiniere ha lo scoop, ha il documento prima degli altri, ha l'intercettazione prima degli altri. No, il giornalismo investigativo era quello che diceva sempre Pansa, che dicono Biagi, tutti Montanelli, tutti i grandi maestri del giornalismo, è quello di togliere le scarpe dal chiodo dove le abbiamo appese e rimettercele indosso, camminare, conoscere, confrontare. Perché sennò poi cosa succede? Succede che quello che è successo in Italia, che è una grande occasione, un'occasione di cambiamento effettivamente che c'era, che è stata Mani Pulite, è diventata un'occasione a chi ha usato il mercato della paura, dell'informazione come paura, o lo scandalo, per fare azione politica, no? Da destra e da sinistra, e ce n'è per tutti, non è che c'è qualcuno che è stato meno, peggio o meglio degli altri. Cioè, cos'è diventato? È diventato la notizia giudiziaria, è diventato strumento di delegittimazione politica. Ma questo non è in giornalismo d'inchiesta. O magari si prendeva una notizia che era ancora in fase investigativa, in fase, come dire, ibrida da un punto di vista investigativo, e si sparava sul giornale. Io ho pubblicato diverse intercettazioni, ho sbagliato certe volte, perché ho anticipato la spettacolarizzazione, e la spettacolarizzazione è nemica della credibilità.
E oggi noi giornalisti dovremmo fare il nostro mea culpa, visto che abbiamo questi livelli. Meinheimer dice, io ho molti giornalisti, mi dispiace per loro, però in credibilità siamo un po' bassi. Questo è un grosso problema, è un grosso problema, perché i giornalisti, il cane da guardia, e noi dovremmo essere dei vostri rappresentanti, noi dobbiamo essere dei vostri rappresentanti, con una grande e una bella libertà, che nessuno ci vota, che non siamo... Noi dovremmo, i giornalisti non dovrebbero imporsi deontologicamente un proprio codice di non andare in politica, ad esempio. Ci sono un sacco di giornalisti che poi vanno in politica, ma perché? Tu hai un ruolo che è già molto difficile. Va bene? Ora, il giornalismo investigativo è quello di acquisire delle fonti. Io nella mia vita ne ho acquisite tante, coltivare queste fonti, trovare dei documenti, metterli insieme, approfondire, verificare e confrontare. E quando questo avviene, avviene anche riuscendo a incidere nei processi di cambiamento. Vi faccio solo un esempio e poi mi congedo. Io ho scritto un libro qualche anno fa che era Vaticano S.P.A., qualcuno magari di voi lo conosce, Vaticano spasso i segreti finanziari del Vaticano. Ebbene, quel libro che aveva dentro 3.000 documenti segreti sulle finanze del Vaticano, scritto senza un'aggressività nei confronti del Vaticano, perché non era quello l'obiettivo, era quello di far conoscere, questo libro ha contribuito a un processo di cambiamento, tant'è che dal 2009, da quando è uscito il libro, dopo sono cambiate certe cose il Vaticano, la legge, hanno introdotto la legge sul riciclaggio che prima non c'era, è stata introdotta nell'aprile scorso. Perché vi dico questo? Perché è il nostro ruolo è quello non di creare dei fatti, di raccontarli con un'attenzione però ai processi di cambiamento e a quello che la gente ha a cuore e ha bisogno. E abbiamo anche però un altro obbligo che noi giornalisti ci diciamo poche volte, è l'obbligo di difendervi da un male che è il peggiore male italiano, secondo me, che si chiama assuefazione. Tante volte io parlo in occasioni in pubblico e poi la gente mi dice ma noi cosa possiamo fare? Oppure ma l'assuefazione, cioè la sensazione che poi quando per esempio noi denunciamo un fatto, raccontiamo un'inchiesta dei fatti, poi non cambi nulla. Rassegnazione e assuefazione. In realtà l'etica è anche quella di raccontare come finiscono le storie e di raccontare anche magari i fatti quando determinano le inchieste, determinano delle indagini, oppure quando si risolvono, come è andata a finire, no? Se no la suefazione rispetto all'impotenza di ciascuno di noi determina una rinuncia ai processi partecipativi della società alla quale noi apparteniamo, no? Perché ci sentiamo impotenti, in realtà non è vero, non è così. E questa io credo che sia l'etica. Io ho molto apprezzato sentire la parola coraggio. Il coraggio, vi assicuro, è per un giornalista importante. Il coraggio vuol dire cercare delle notizie e non capire che tu stai sollevando delle cose e sei da solo e non devi entrare nella logica di pensare a chi fa comodo o a chi non fa comodo, perché sennò involontariamente incomincia a fare delle simpatie anche inconsciamente parlando. Invece è proprio quello, è la solitudine di cercare delle notizie e ampliare lo spettro visivo di noi in Italia, perché molte cose, è come un mare l'Italia, noi vediamo solo i pesci a una certa profondità, in realtà sotto i poteri che si muovono, le storie che raramente emergono e poi si inabissano di nuovo, ecco, su quelle sfuggono. E
la nostra è anche una questione di pigrizia. Concludo solo dicendo una cosa che amo molto di questo convegno. Ecco, io sono molto contento che ci sia questo chef stellato, Nico Romito, perché credo che oltre al coraggio, oltre all'etica, e io credo che la parola estetica del linguaggio, estetica nel senso più pieno della filosofia, sia un altro dei pezzi di questa nostra suggestivo, insomma, di questo nostro partecipato incontro. Grazie. Grazie. Grazie a Gianluigi Nuzzi che ha difeso benissimo la categoria, come si suol dire. E adesso parliamo di etica e imprese, ne parliamo con il presidente nazionale della piccola industria, Vincenzo Boccia. Grazie, grazie a Massimo e a Franco Pomilio. Me l'ero scritto prima e condivido la conclusione di Nuzzi, perché penso che oggi una riflessione sulle tre, etica, estetica ed economia, che sono tra l'altro tutte e tre compatibili tra di loro, sono anche un modo di essere di questo paese. Etica ed estetica, quando entra in gioco bellezza ed equilibrio, entra in gioco l'Italia. Ed è molto bello questo collegamento che hanno voluto i Pomilio con Nils, perché la Germania è il secondo paese manifatturiero d'Europa dopo l'Italia. E ci sono tanti collegamenti nelle cose che io ho ascoltato. Una delle prime cose che mi ha chiesto Nils quando sono arrivato è da quanto tempo conosco Franco Pomilio. Lo conosco da 15 anni. E Franco è profondo, sottile e leggero. Lo dico perché mi ha caricato di un eccesso di responsabilità. Quando sono venuto ho visto a me Enrico Marramiro, perché ha detto che siamo, diciamo, noi responsabili del declino, quindi voglio chiarire, diciamo, e smontare questo concetto, non per non assumermi la mia responsabilità, perché parlerò e parleremo anche della nostra. Allora Nils, quando ho visto la mia sedia che è più piccola della tua, ho pensato appunto che tu sei l'ospite principale e quindi Franco, diciamo, per rispetto a Nils ha messo la poltrona più piccola. Poi c'è invece, siccome lui è profondo e sottile, una seconda, forse un secondo retropensiero, che è quello che mi voleva dire che appunto sono responsabile del declino. Invece siamo responsabili purtroppo, Franco, di pagare il conto. E siamo responsabili per rimuovere le cause del declino, e io penso che noi siamo in recessione e il declino a volte è nel cervello e dobbiamo rimuovere questo termine per cercare di reagire in questo paese. E allora quando Enrico Marramiro, ma emerge anche dalle parole di Nuzzi, perché riguarda tutti noi, riguarda le persone, si sottolinea la questione di credibilità e quindi di reputazione della persona, dobbiamo evitare generalizzazioni di categorie, perché la reputazione e la credibilità riguarda la persona, e le persone sanno che la credibilità è una sola, quando la perdi è finita. Questa è una delle questioni che collega quanto abbiamo ascoltato e che oggi è oggetto di grande riflessione. Mannheimer ci invita a uno spirito di comunità, di sentirci parte e orgogliosi di appartenere ad una comunità, l'Italia e l'Europa. E allora sentirsi parte di una comunità significa, volendo citare un concittadino di Neil Gate, che diceva l'importante non è andare d'accordo, ma andare nella stessa direzione. Se ti senti parte di una comunità, questo accade. Se non ti senti parte di una comunità, quando non sei d'accordo ti chiami fuori perché le regole non sei abituato a rispettarle. Dobbiamo ricordarci, in momenti anche come questo, che le regole sono fatte per essere rispettate quando non ti conviene, perché quando ti conviene è facile rispettare le regole. Coraggio, ceto dirigente, essere coerente ed esemplare. Coraggio significa anche avere il coraggio di chiedere più politica, non meno politica, a questo paese. Noi abbiamo bisogno di una politica alta, di una politica che passi dagli interessi alle esigenze del paese, che non segua il consenso nel breve, ma che sia portatrice di una visione. E allora Nils ci invitava a riflettere sulla domanda che faceva Kant, cioè quello che devo fare. Quello che devo fare è ciò che deve essere giusto e non ciò che mi conviene. Quando la mattina mi guardo allo specchio
e mi chiedo se ho fatto ciò che è giusto e non ciò che mi conviene, è la differenza tra un cittadino moderno e tra il capitalismo moderno e il capitalismo selvaggio. E allora l'altra domanda di Nils è: cos'è una vita corretta? Una vita corretta è guardare i propri figli senza vergognarsi. E quando ha parlato del commerciante onesto, vorrei sottolineare una differenza a noi molto cara tra imprenditori e faccendieri. Chi è l'imprenditore e chi è il faccendiere? L'imprenditore è uno che quando entra nella sua impresa si chiede come sarà la mia impresa tra qualche anno. Il faccendiere è chi entra in un'impresa e dice quanti soldi posso portare a casa oggi da questa impresa. E noi dobbiamo aiutare questa visione moderna, come dire, degli imprenditori e denunciare le questioni, come dire, di capitalismo selvaggio che attengono ai faccendieri. E allora si pone qui un problema di etica, di responsabilità, di pessimismo, di ottimismo che ha citato Nils, e vorrei anche in questo, come dire, esprimere un modo di essere di noi italiani, di noi imprenditori italiani. Siamo pessimisti nelle previsioni, ma siamo ottimisti nelle aspettative, perché vogliamo continuare a sognare e perché sappiamo che se recuperiamo in Europa, in Italia, uno spirito di comunità e serriamo i ranghi in un momento difficile pari a quello del dopoguerra, e dovremo prendere consapevolezza della delicatezza del momento, ce la faremo, ne siamo sicuri. Questo è lo spirito che oggi emerge e di cui dobbiamo ringraziare i fratelli Pomilio per questo momento, perché questa etica non è una cosa astratta, è un modo di essere cittadini d'Europa, ma, come ricordava Nils, cittadini del mondo. Impresa comunità, che poi diventa nel nostro paese molto spesso progetto di vita. Qualche suicidio di qualche nostro imprenditore fa capire che quando finisce e fallisce l'impresa, finisce il progetto di vita e lo collegano. E questo non è, come dire, il familismo amorale. Questa è la morale del capitalismo familiare italiano, che si sente comunità nella comunità e che nei momenti difficili del paese ha retto in una dimensione di coesione sociale, consapevole del ruolo che la piccola impresa in particolare ha e deve avere in questo paese. Significa anche lavorare per un'idea di società aperta che include e non esclude. Significa che l'impresa come luogo ideale di persone che esprimono progetto, pensiero, passione, in cui il merito diventa l'ascensore sociale. Perché noi non usiamo il termine elite, Nil, ma usiamo il termine casta. E noi siamo contro le caste e l'elite perché fanno solo danno. E il merito è un modo per eliminare la casta, perché il merito permette a coloro anche di ceti sociali, come dire, più bassi, di salire nell'ascensore sociale. Quando non c'è il merito, prevale la casta. Sto dicendo una cosa di sinistra. Sto dicendo una cosa di sinistra, che a volte non è compresa in questo paese, perché noi abbiamo bisogno di salvaguardare il merito per difenderci dalle caste e dall'elite, che sono il vero pericolo d'Europa e nel nostro paese. Allora, come sarà la mia impresa tra qualche anno? In realtà questa è una risposta che i nostri imprenditori avrebbero dato qualche anno fa. Oggi, se noi chiedessimo ai nostri imprenditori qual è la prima domanda che ti fai la mattina quando entri nell'impresa, nella tua impresa, nella maggior parte dei casi ci risponderebbero come sarà il mio paese tra qualche anno. E allora forse questo spirito di comunità è dentro delle comunità più piccole, che sono quelle dell'impresa, che deve fare un passo di qualità, passare da impresa patriarcale che era nel dopoguerra a impresa familiare degli anni 90 a impresa istituzione, che è un vero salto di qualità. Cominciare a parlare di corresponsabilità sociale, non solo di responsabilità sociale, perché una delle cattive abitudini che abbiamo è che quando parli di responsabilità sociale ti riferisci sempre a quella dell'altro senza mai fare i conti con la tua. E la questione di corresponsabilità è una questione di cittadinanza. E questo comporta un differente modo di essere. Comportarsi in un modo responsabile viene da lontano. I nostri piccoli imprenditori non lo hanno saputo raccontare, ma negli anni 70, quando i nostri padri, Oscar Pomilio, raccontava la sua impresa ai suoi amici, ai suoi familiari e la costruiva insieme ai suoi collaboratori,
raccontando i suoi progetti, le aspettative, lo facevano in quel momento in cui nasceva l'idea di impresa comunità. Quello era il ceppo dell'impresa comunità. Forse non lo sapevamo raccontare, adesso riusciamo anche a raccontarlo, perché non significa che non abbiamo difetti, sia chiaro. Qui dobbiamo cambiare tutti i paradigmi che Gianluigi Nuzzi ci diceva della loro professione, ci sono i nuovi paradigmi delle piccole imprese che devono per forza crescere per affrontare mercati lontani, che non devono purtroppo saper solo fare un prodotto ma essere efficienti ed eccellenti in ogni funzione aziendale e che devono avere un grande, come dire, coscienza, una grande coscienza e consapevolezza del ruolo e della legittimazione sociale del ruolo delle imprese. Questa è un pezzo, come dire, di storia. E da questa storia noi dovremmo ripartire, da quella storia del dopoguerra, dove quando il paese doveva essere ricostruito siamo riusciti, i nostri nonni sono riusciti a fare, come dire, di questo paese un grande paese. E questo forse però è anche un momento di grande opportunità. Alla Facoltà di Economia e Commercio molti di noi ci insegnavano che l'imprenditore è uno che deve trasformare i vincoli in opportunità. E io penso, mi fa riflettere molto, mi ha fatto riflettere molto quanto ha detto Nils, che questa forse è la stagione della leadership collettiva, del capitalismo democratico, di chi sa confrontarsi e della differenza del confronto dal conflitto, del cosa fai ma anche del come lo fai, della consapevolezza di ciò che sei. E allora questo mi permette di dire una cosa che ho letto in un libro che si chiama I nuovi condottieri, che parla di azienda, di organizzazione. A un certo punto, concludo in questo modo, in questo libro ritrovo una frase che dice: quando hai un problema, la mattina guardati allo specchio e la causa è di fronte a te. Nils, se tutti noi ogni mattina guardandoci allo specchio capiremo che la causa è davanti a noi, forse avremo una società aperta, moderna, che ha già risolto tutto, perché come tu ricordavi, le società sono fatte di persone prima ancora che di territori. Grazie. Grazie, grazie a Vincenzo Boccia. E ora entriamo nel vivo del valore costituzionale, dell'etica e della morale, e per questo è stato invitato il professor Michele Ainis. Punto di domanda, c'è una dimensione etica nella Carta Costituzionale, perché è un po' la domanda che sta insomma, nello sfondo del tema che mi è stato assegnato. Ora, la Carta Costituzionale è la legge più alta, dunque questa domanda interroga il rapporto tra etica e legge, tra morale e diritto. E allora la domanda diventa un po' quest'altra: a che cosa serve il diritto? A chi serve il diritto? Chi ha bisogno dell'ombrello del diritto? Ne hanno bisogno i più deboli, quelli che non hanno altre difese se non quella che si trova scritta in tutti i tribunali, no? La legge è uguale per tutti. Significa questo che ciascuno ha gli stessi diritti, anche se non dispone degli stessi beni della vita. Significa quindi che l'uguaglianza costituzionale è una eguaglianza nelle libertà, nei diritti, nelle libertà. Ora però le libertà, a me pare, sono in crisi di, come possiamo dire, di indigestione. Ne abbiamo ricevute in dote molte, forse sono diventate poi troppe, e la nostra società esprime continuamente una domanda di nuovi diritti, no? Di nuove libertà. Il successo dei diritti ha determinato un'inflazione di diritti, e questo è un problema, perché i diritti non sono a somma zero, si elidono l'uno con l'altro. Se per esempio, come c'è scritto nella Costituzione americana, tu hai il diritto di portare delle armi,
e questo va, però mette un po' a repentaglio la sicurezza collettiva, magari protegge quella individuale ma quella degli altri no. Se tu emendi la tua Costituzione, come hanno fatto i tedeschi nel 2002, se ricordo bene, per introdurre i diritti degli animali, questo contrae il diritto alla ricerca, alla sperimentazione sulle cavie animali, e via via. Allora, quello che sta accadendo è un fenomeno, credo, un po' di lungo corso, e insomma ci siamo un po' riempiti di carte, ci sono i diritti del pedone, i diritti dell'automobilista, i diritti del turista, le carte dei diritti chiamano corti dei diritti, cioè si sono moltiplicati i tribunali con un raggio di escursione, con una specifica competenza sulla protezione dei diritti. Solo in ambito europeo noi abbiamo il Tribunale di primo grado, abbiamo la Corte di giustizia, nonché la Corte europea dei diritti dell'uomo. Tra tutte queste carte dei diritti e tribunali dei diritti esplodono poi guerre di competenza, e qui mi piacerebbe richiamare una vecchia frase di Voltaire. Scriveva Voltaire nel 1764: ci sono 25 commenti sulla consuetudine di Parigi, ossia si è provato 25 volte che la consuetudine di Parigi è equivoca, e se ci fossero 25 camere di giudici ci sarebbero 25 giurisprudenze diverse. Noi forse ne abbiamo 250 di giurisprudenze diverse, qui ci sono dei magistrati che potranno meglio di me probabilmente raccontare anche come il troppo diritto, i troppi diritti diventano troppo diritto. Questo troppo diritto è un diritto incerto, imprevedibile, ci vuole la palla di vetro per sapere, insomma, tutto questo determina il paradosso delle libertà, troppe libertà in realtà diventano l'opposto della libertà, è una società che esprime sempre nuove richieste di diritto e di diritti, è sostanzialmente una società egoista, cioè che dà sfogo a agli egoismi degli individui e dei gruppi, delle caste, no? Come si diceva poco fa, delle tante lobby. E quindi ciò che in realtà noi alla fine intaschiamo non è più diritti che in passato, ma meno doveri, meno doveri. Ora, i doveri, a me pare che proprio sui doveri, la dimensione etica di ogni Costituzione, ma parliamo di quella italiana del 47, si riflette nel catalogo dei doveri. I doveri costituzionali, c'è il dovere di lavorare, articolo 4, di svolgere un'attività lavorativa, il dovere di voto, articolo 48, il dovere di difendere la patria, articolo 52. Non voglio dare i numeri, vorrei ricordarli, perché è una pagina dimenticata della Costituzione, quella dove risuona la lezione mazziniana, no, dei doveri costituzionali. Il dovere più impopolare di tutti, che è quello di pagare le tasse, quello di contribuire alle spese pubbliche attraverso l'imposizione tributaria. Il dovere di fedeltà alla Repubblica, articolo 54. Ora, nella maggioranza dei casi, chi, diciamo, disattenda l'uno o l'altro di questi doveri non va incontro a delle sanzioni giuridiche. Se tu non lavori, benché l'articolo 4 declini il lavoro come un diritto, ma anche come un dovere, mica ti fanno una contravvenzione per strada. Quindi che cosa sia, o anche se tu non voti, una volta il cittadino che non avesse votato incontrava delle reazioni, sia pure blande, da parte dell'ordinamento. Nel certificato di buona condotta ti trovavi scritto non ha votato, adesso non c'è più neanche questo, ma, e del resto chi non vota, diciamo, comincia ad avere molte ragioni per non farlo, apro e chiudo qui la parentesi, però la trasgressione dei doveri costituzionali determina una sorta di riprovazione, no? Una censura etica. Una censura etica perché?
Qui c'è un'altra norma costituzionale che lega i diritti ai doveri, l'articolo 2, e parla dei doveri inderogabili di solidarietà, no? Politica, economica e sociale. Perché di solidarietà? Perché se noi pensiamo al lavoro, con cui si apre la Costituzione italiana, no? È un articolo che qualcuno vorrebbe modificare. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Lavoro significa solidarietà, perché il mio lavoro da più o meno fannullone professore universitario mi viene retribuito dallo Stato, perché dovrebbe essere utile alla formazione di ragazzi di 20 anni, mentre se diciamo, mi lavo i denti la mattina nessuno mi pagherà mai uno stipendio per questo, non è un servizio verso gli altri. Certo, se non lo faccio troppo a lungo gli altri mi eviteranno, comincerò a puzzare. Però è anche una oggi è l'8 marzo, no? Abbiamo, è stato ricordato, anche il lavoro domestico è un lavoro, è anche più faticoso di altri lavori. Cioè il lavoro è qualcosa che tu fai verso la società, un servizio sociale. E questi doveri verso gli altri, quindi, tendono alla fine a configurare una società più giusta, un modello di società, che è quello che nella Costituzione italiana si ricava, per esempio, dall'articolo 3, dal principio di eguaglianza sostanziale, che è un'eguaglianza nei punti di partenza. È un'eguaglianza, in questo senso, quindi non liberale, nei punti di partenza. Poi, alla fine della corsa, chi avrà gambe più buone è giusto che arrivi primo, ma sarebbe già una rivoluzione se si potesse sviluppare una corsa equa in cui, diciamo, non contano altri fattori che le tue qualità, il tuo sforzo, il tuo impegno. Ora, questa promessa costituzionale dell'eguaglianza nei punti di partenza e anche del servizio reso agli altri attraverso il lavoro e attraverso il rispetto della solidarietà, è una promessa fin qui non realizzata, non realizzata. Io non voglio sostituirmi a Mannheimer, però qualche dato ce l'ho e rapidamente. Cioè, i dati che riguardano la mobilità sociale in Italia sono terribili, perché noi siamo penultimi in Europa. Mobilità sociale significa c'è una mobilità tra generazioni e una mobilità all'interno della tua esistenza, la capacità cioè di emanciparti rispetto alla condizione sociale dei tuoi genitori, che non c'è perché in Italia 7 operai su 10 sono figli di operai, perché in Italia il 44% degli architetti è il papà architetto, il 42% degli avvocati è figlio di avvocati, questo lo dice il decimo rapporto Alma Laurea del 2008, perché il 39% degli ingegneri genera figli ingegneri, con la conseguenza che il 53% degli italiani, Banca d'Italia 2008, Censis 2006, il 53% degli italiani rimane intrappolato nel suo ceto di origine. Ora, si parlava delle élite tedesche. Nelle élite italiane che cosa manca? Manca l'ossigeno, cioè manca il ricambio, manca la mobilità che non c'è insomma, più in generale nella società, non c'è nemmeno nelle classi dirigenti di questa società, che intanto sono molto invecchiate. Gli under 35 sono il 3%, chi ha meno di 35 anni all'interno delle classi dirigenti complessivamente intese è appena il 3% in Italia. Tra i politici e tra i sindacalisti italiani che fanno parte della classe dirigente politica e sindacale, gli ultra settantenni sono il 60%, quando in Spagna, per esempio, questo dato si ferma al 4,3%. Non è sorprendente se noi misuriamo l'età di
di Aznar, di Zapatero, che sono diventati presidenti del Consiglio a 40 anni, con i due sfidanti alle ultime elezioni, che con gli ultimi due, scusatemi, presidenti del Consiglio, Prodi e Berlusconi, entrambi settantenni. Tant'è vero che Giovanna Melandri nel 1996 fu il più giovane ministro del primo governo Prodi. Prodi torna al governo 10 anni dopo, nel 2006, e lei di nuovo è la più giovane, anche se erano passati 10 anni. Tant'è che l'hanno dato il ministero per le politiche giovanili, no? Insomma, con qualche coerenza rispetto all'anagrafe. Allora, il prezzo che noi paghiamo, disattendendo questa promessa costituzionale di eguaglianza, di eguaglianza di merito, adesso vorrei dire qualcosa sul merito, è intanto un sistema che non ti funziona, perché se le classi dirigenti sono immobili, sclerotizzate, e si entra solo per una faticosa cooptazione e non c'è ricambio, e dovunque, diciamo, vige la promozione del cretino, no? del cretino fedele, insomma, del cretino fedele, è chiaro che il sistema non ti funziona più. E infatti la crescita italiana nei primi 10 anni del terzo millennio è la più bassa d'Europa, insomma, un dato che conosciamo tutti. Cioè, un sistema ingiusto, perché non valorizza il merito, è anche un sistema inefficiente. E questo sistema inefficiente è anche un sistema che nuota in una zona, diciamo, franca della legalità, perché quando tu sai, e lo sai per vissuto, per il tuo vissuto, che il tuo ascensore sociale lo potrai prendere a seconda del certificato anagrafico che ricevuto in sorte, oppure a seconda della tua capacità e volontà di venderti l'anima a una lobby, e di lobby ce ne sono laiche, religiose, politiche, sindacali e di tutti i tipi, che cosa fai? Ti arrangi, ti adegui alla legge non scritta, che è quella della, che è una legge, insomma, della illegalità. Ora, vorrei chiudere con una parola proprio sul merito, perché io credo il merito negato, la legge del demerito, che è quella purtroppo che fin qui, diciamo, orienta le nostre esistenze. Il merito è intanto la cerniera tra libertà ed eguaglianza. Che cosa vuol dire premiare i meritevoli? Che cosa significa questo? Significa che avere l'eguale libertà di diventare diseguali. Cioè, l'eguaglianza nei punti di partenza e non nei punti di arrivo, perché quello sarebbe un comunismo alla cinese del presidente Mao, tutti lo stesso vestito, tutti lo stesso stipendio, tutti gli stessi 30 metri quadri in cui vivere. No, sto parlando dell'eguaglianza dei punti di partenza. È un'eguaglianza che non compromette la libertà si sviluppa dopo, ma è anche una cerniera fra etica e professionalità, a cui credo che tenesse molto la famiglia Pomiglio quando ha organizzato questo incontro. Le parole d'ordine credo che fossero non solo etica ma professionalità, cioè sviluppo delle attitudini, delle qualità, del saper fare, non del saper fare di... Ora, è una cosa di sinistra il merito, si chiedeva poco fa, mi pare, il presidente Boi. Allora, questa parola qui l'ha inventata, in genere si dice che è di destra, in genere si dice che è un tema di destra. Perché? Perché, stando alle vecchie categorie, è di sinistra l'eguaglianza, no? Mentre il merito alla fine determina delle distinzioni, no? Perché chi è più meritevole dovrà avere una busta paga più alta, eccetera, eccetera, e allora in qualche modo determina delle condizioni di diseguaglianza alla fine della competizione sociale. Quindi ciò che in genere si dice è che il merito è di destra, però la parola è il concetto no, ma la parola l'ha inventata nel 1958 un signore che si chiamava Michael Young, il quale scrisse un libro, The Rise of the Meritocracy,
E quando lo scrisse, lui era un'eminenza grigia del Partito Laburista Inglese, quindi un partito, diciamo, non di destra, di sinistra. E in questo libro lui mise anche nero su bianco una formula per scolpire il concetto, il significato di merito. Questa formula, I più E uguale M, I più E uguale M, dove I sta per intelligenza. La E è la E di effort, cioè lo sforzo, l'impegno, e la M è il merito, la risultante, no? Intelligenza e impegno servono entrambe. Tu puoi avere, diciamo, il talento di Mozart, ma se non lo coltivi rimarrà sprecato. Puoi avere, non aver ricevuto in dote quel talento lì, ma compensare con degli sforzi, con dei sacrifici, con molta applicazione, quella mancanza iniziale di talento. E poi ciascuno ha dei talenti. Ci vuole talento per fare qualunque cosa, per farla bene. Non esiste un mestiere nobile e un mestiere ignobile. Ogni se il lavoro è un servizio per gli altri. Io ho bisogno del muratore, ho bisogno del medico e ho bisogno persino del giornalista, no? Allora, questo concetto qui però, prima del 1958, si trovava già nella Costituzione italiana del 47, in una norma che io ho sempre considerato la più bella norma costituzionale, l'articolo 34, dove si dice i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Viene cioè applicata nell'universo scolastico questa parola d'ordine del merito. E che vuol dire capaci? Capaci vuol dire avere le attitudini per quella occupazione a cui vuoi dedicarti. In questo caso è il capace di mettere a profitto gli studi, puoi essere versato per studiare ingegneria e non lettere classiche. Meritevoli nel linguaggio costituzionale significa persone che si sforzano, è lo sforzo e l'impegno. La Costituzione italiana del 47 a sua volta non è che l'abbia inventato questo concetto, ma lo ha ripetuto da un'altra norma che si leggeva nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino che scrissero a Parigi nel 1789 i rivoluzionari francesi. L'articolo 6 della Dichiarazione diceva che tutti possono raggiungere il vertice della scala sociale secondo la loro capacità e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti, no? La rivoluzione dei talenti era una delle rivoluzioni promesse due secoli fa in Francia. Non è che si sia realizzata, no? Lo sappiamo. Io vi ho risparmiato altri dati che avevo portato perché mi pare che il tempo sia poco. E d'altra parte nemmeno la promessa di eguaglianza nei punti di partenza o di libertà e di liberazione, che pure si trova nella Costituzione italiana, si è realizzata. Ma non si può realizzare per intero. Io non credo che nessun uomo potrà mai vivere in una società completamente libera, completamente giusta, se giustizia significa siamo uguali alla partenza, non conta da dove vieni e che casa hai. E quindi nessuna società sarà mai davvero imperniata su un principio di merito, di riconoscimento, diciamo, delle qualità degli individui, perché ogni giorno, no? La vita determina nuove diseguaglianze, nuove situazioni di libertà, nuove ingiustizie, chiamiamola così. E allora questo che vuol dire? Che la dimensione etica della Costituzione, che si riflette in questi valori di solidarietà, di merito, di libertà, di eguaglianza, è una balla, è un imbroglio? Io credo che conti l'attenzione verso questi valori, sapendo che la condizione umana, l'avevo scritto una volta in un libretto, è Sisifo, devi sempre risalire, no?
la montagna che ti è toccata in sorte, non finirai mai di farlo. Diciamo, c'è questa fatica del vivere, che è, ed è una fatica che in questo caso significa fatica di correggere ingiustizie, situazioni di diseguaglianza ingiusta, situazioni di non libertà. E il fatto che non riuscirai mai a arrivare su quel tetto lì e vivere in un mondo dove appunto c'è piena libertà, c'è piena eguaglianza, non significa che i valori costituzionali siano questi valori, siano diciamo delle frottole o dei fantasmi, perché i valori costituzionali sono un po' come, diciamo, il cielo, l'orizzonte che, su cui punti lo sguardo e non lo puoi toccare, no? Però non puoi nemmeno evitare di guardarlo. E allora questo, io credo che sia questo, lo sguardo etico che c'è nella nostra Costituzione. Ringrazio. Grazie al professor Michele Ainis. Beh, siamo a un momento delicato perché parliamo di etica e giustizia, il rapporto tra la giustizia e l'etica, e lo facciamo con il sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, Pasquale Fimiani. Grazie, buonasera a tutti. Ma io avevo preparato un discorso, ma visto quello che ha detto il professor Ainis volevo dare la mia risposta. I valori costituzionali non sono affatto irrealizzati, e vorrei dire in questo breve intervento come la giurisdizione, quindi io parlo di giustizia come giurisdizione, cioè quel servizio che applica norme per dirimere conflitti o applicare sanzioni, sia impegnata in questo momento storico su un versante che è strettamente legato all'etica, cioè strettamente legato a scelte fondamentali che delineano il modello di persona e di società verso il quale stiamo andando. Molto facile è pensare che il diritto penale sia uno stretto collegamento tra il mondo della giustizia e il mondo dell'etica, perché la pena ha funzione rieducativa e quindi immediatamente quando si parla di intervento penale si pensa a un risvolto etico. Però è molto importante quello che invece sta accadendo sul versante della tutela dei diritti e dei diritti fondamentali in particolare. Perché? Perché la giustizia ha un suo fondamento, un suo collegamento stretto con l'etica e con la morale. E questo per tre ragioni fondamentali. Primo, vi sono numerose norme che hanno espressamente un contenuto etico. Ad esempio, io faccio degli esempi perché mi piace far capire poi quello di cui si sta parlando. Il dovere di correttezza e di buona fede, che è alla base dei rapporti contrattuali. Il concetto di buon costume, che è un limite negativo, nel senso che laddove un negozio giuridico sia contrario al buon costume è nullo. Sono tutti concetti legati al mondo dell'etica, che il giudice di volta in volta deve andare a pescare nel momento storico che sta vivendo. Il concetto di lealtà, che costituisce il parametro nei rapporti tra le imprese o nei rapporti tra le parti del processo. Quindi norme con contenuto espressamente etico. Il mondo dell'interpretazione di queste norme, perché quello di cui si è parlato prima, e cioè questa nascita di carte internazionali, corti internazionali, sta portando a che fenomeno? Il fenomeno cosiddetto della tutela multilivello, e cioè il giudice nazionale non soltanto può applicare, e all'esito di una lunga giurisprudenza, anche direttamente le norme costituzionali interne, ma può utilizzare o come criteri interpretativi o direttamente in combinazione con le norme nazionali anche quelle transnazionali in materia di diritti fondamentali. Cioè in materia di diritti fondamentali quello che sta accadendo è la globalizzazione dei diritti, e questa globalizzazione porta da un lato lo sganciamento del potere politico nazionale rispetto alla fonte di questa norma e dall'altro la centralità del ruolo della giurisdizione. Vi faccio alcuni esempi per rimanere a livello nazionale.
Il dovere di solidarietà di cui si parlava prima viene letto dalle ultime decisioni in combinazione con i doveri di buona fede e di correttezza di cui parlavo, che devono essere alla base dei rapporti contrattuali. Quindi recentemente la Cassazione a Sezioni Unite che cosa ha detto? Che il dovere di buona fede, il dovere di correttezza comporta che ciascuna parte deve farsi carico degli interessi dell'altra parte anche se vi sono clausole contrarie e anche se non vi è nessuna clausola. Ad esempio vi è stata una recente sentenza che ha dichiarato nullo un contratto di locazione perché prevedeva il divieto di concedere in locazione a persone estranee a quel nucleo familiare. La Cassazione ha detto attenzione, la nostra Costituzione prevede un modello di famiglia fondato anche sul concetto di accoglienza, perché è un precipitato del concetto di solidarietà, per cui quella clausola è nulla. È stata considerata nulla una clausola apposta ad un testamento, questione recentissima, il quale subordinava l'attribuzione patrimoniale al fatto che il beneficiario contraesse matrimonio. E in questa sentenza ha detto no, il matrimonio è un atto frutto di libertà e non può essere una pattuizione o una clausola, in questo caso di un testamento, a comprimere questo diritto fondamentale. Quindi interpretazione, circolazione dei diritti. Terzo elemento è la centralità del ruolo della giurisdizione. Perché? Da un lato il deficit di rappresentanza politica. Questo deficit di rappresentanza politica fa sì che la politica non sia più in grado di essere la cinghia di trasmissione tra le istanze della società e la norma giuridica. La politica arriva tardi. Pensate al caso Englaro. Che cosa è successo? Da 3 anni vi è un disegno di legge modificato sul quale si ragiona, ma il punto di sintesi non si riesce a fare. Su questo anche su altre questioni fondamentali. Quindi deficit di rappresentanza. Secondo elemento è che per la struttura stessa dei diritti fondamentali l'intervento della giurisdizione è necessariamente prima, cioè il legislatore rincorre il fatto perché è il giudice che ha per primo l'impatto con quello che avviene quotidianamente. Quindi il cittadino si rivolge per primo al giudice per la tipologia di fattispecie. Vi faccio anche qui alcuni esempi. Società multiraziale, globalizzata, problemi degli stranieri, problema del rapporto tra il diritto di asilo e la sicurezza degli stati. Che modello di società vogliamo? Una società dell'accoglienza o una società della sicurezza? Società multireligiosa, crocifisso, sentenze in Germania e in Francia sul velo delle donne musulmane. Rapporto tra la tecnica e la persona. Lo sviluppo della tecnica fino a che punto sta modificando il concetto stesso di persona? Caso Englaro. La tecnica che protrae il concetto di vita oltre i limiti che non erano affatto pensabili. Quando finisce la vita? È il giudice che deve dare questa risposta, che ha dovuto dare questa risposta. Il rapporto tra produzione e tutela della salute, questione ambientale, che modello di società vogliamo? Chi risponde a queste grandi domande? Questioni che si pongono nei singoli casi. Esempio, bisogna mantenere un sequestro di uno stabilimento che inquina quando gli operai di quello stabilimento vanno a casa? E il giudice deve rispondere a queste domande. Altro profilo, rapporto tecnica-persona, l'invasività delle indagini, le intercettazioni, le analisi del DNA, qual è il rapporto privacy-sicurezza? Il mondo delle comunicazioni, Facebook, Twitter, eccetera, qual è il confine della privacy? Si è ristretto. E queste sono questioni etiche, cioè che riguardano il modello di persona, il modello di società verso il quale stiamo andando. Ed è una risposta che viene data dalla giurisdizione. Per queste due ragioni, la tipologia di questioni e il deficit di rappresentanza politica. Allora, se questo è il ruolo della giurisdizione, quali sono le condizioni perché questo ruolo sia utilmente, ancor più utilmente svolto? Io direi che sono essenzialmente 4. La prima, occorre evitare confusioni di ruoli. Il giudice deve interpretare la legge secondo parametri certi, certamente non si può prevedere
come il giudice interpreterà un caso che per la prima volta si pone alla sua attenzione, ma in modo rigoroso, sobrio e soprattutto no al cosiddetto giudice etico, no al giudice che o volontariamente o anche involontariamente può far apparire il suo intervento come dettato da convinzioni morali, ideologiche. È un modello che va respinto, che in effetti l'Associazione Magistrati ha sempre respinto, ma no anche all'opinione pubblica che si fa forte dell'intervento della magistratura per finalità di cosiddetta pulizia morale. Che cosa è successo con Tangentopoli? Che si inneggiava all'intervento della magistratura, si faceva il tifo per i magistrati, e questo non va bene. Occorre equilibrio sotto i due versanti. Seconda condizione, l'efficienza. Si parla sempre in questi incontri dell'efficienza. Allora noi dobbiamo dire no al paradosso italiano, certificato dalla Commissione europea. I giudici italiani, forse voi non lo sapete, sono quelli che fanno più sentenze di tutti in Europa. Eppure noi siamo al 157esimo posto nel mondo come rapidità dei processi. Le cause sono tante. Vi dico solo un dato. In Italia nel 2008 vi erano 4.768 cause ogni 100.000 abitanti, quindi una causa ogni 20 persone, se i conti sono esatti. Uno studio di Confindustria nel 2008, nel 2011, ha detto che basterebbe ridurre del 10% i tempi di durata del processo per guadagnare lo 0,8 di PIL. Allora il tema dell'efficienza è un tema fondamentale, anche in funzione etica, perché una sentenza, penale o civile che sia, che arriva subito, dà certezza, dà garanzie ed è soprattutto un biglietto da visita per chi da fuori vuole venire a investire in Italia. Voi non vi rendete conto, in Cassazione vi sono tantissimi incontri di studio con personalità estere, e tutti quanti tornano su questo tasto. Anche all'ultima inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione, presente il Presidente della Repubblica, si è discusso proprio di questo. Il tema è questo: come trovare le risposte. Non è questa la sede, ma certamente il dato è paradossale. Noi abbiamo più sentenze e più cause di tutti, più sentenze, quindi produciamo molte sentenze, ma siamo tra gli ultimi. Terza condizione, diritto penale. Il diritto penale è fondamentale, però noi dobbiamo pensare a invertire la tendenza. Fino ad oggi il principio è stato quello del command and control, comanda e controlla, ma questo è un sistema che non funziona. Dobbiamo rendere convenienti alcuni comportamenti, come è avvenuto in materia ambientale. In materia ambientale vi sono state una serie di norme, di agevolazioni procedimentali, di incentivi per chi è virtuoso. Bisogna trovare meccanismi anche sotto il profilo etico. Quindi poche norme chiare, pene severe e soprattutto una nuova scala di valori. Non è possibile che il nostro ordinamento sia punito più gravemente il furto in un supermercato con effrazione della placca antitaccheggio rispetto al reato di corruzione. È assurdo, non è possibile. La pena va graduata secondo una scala di valori ben precisa, secondo parametri di proporzionalità, di efficacia e di capacità dissuasiva, che sono i parametri che ci dà la Comunità Europea. Quarto e ultimo elemento, chiuso, spero nei tempi, il ritorno della politica. La politica con la P maiuscola. Se ne è parlato anche prima, ma la scala di valori non certo deve essere individuata dalla giurisdizione, deve essere la politica che si fa carico di mediare tra le istanze della società e fornire alla giurisdizione un quadro chiaro, preciso, su cui intervenire. Questa nuova scala di valori, per parafrasare una nota pubblicità, dovrebbe essere, a mio parere,
avere questo slogan, tutto intorno a te, tutto intorno alla persona, perché la nostra Carta Costituzionale è incentrata sul valore della persona umana, persona come valore etico in sé, questo dice la Cassazione, la persona è un valore in sé, come sua individualità, a prescindere dalle sue capacità, ma come individuo, col suo fascio di relazioni, di aspirazioni, di desideri, di diritti e di doveri. Ricostruire un sistema sulla persona penso che potrà contribuire a valorizzare l'etica come perno di una nostra società. Grazie. Grazie a Pasquale Fimiani per la chiarezza nella sua esposizione. E allora, qual è il rapporto tra etica e pubblica amministrazione? Umberto Zuballi, presidente del Tribunale Amministrativo Regionale di Pescara. Siamo il paese della bellezza, il paese dell'arte, e quindi per illustrare quale deve essere l'etica della pubblica amministrazione farò riferimento a due opere d'arte che voi tutti ben conoscete. Venezia, Palazzo Ducale, la Scala d'Oro in cui si entrava nel Palazzo del Doge, monumentale, al lato due giganti che rappresentavano la potenza economica di Venezia e la potenza militare. Ebbene, lungo questa scala, dove salivano gli ambasciatori di tutti gli stati d'Europa che venivano alla Repubblica di Venezia, ci sta un bassorilievo in cui si vede il Doge, il capo dello Stato, un Doge inginocchiato, ma inginocchiato davanti a chi? Non davanti a una divinità, davanti al Leone di San Marco, davanti allo Stato. In un momento in cui tutti i re d'Europa avrebbero raffigurati trionfanti con le insegne del potere, addirittura raffigurati come antichi imperatori romani, il capo dello Stato della Repubblica Veneziana risulta inginocchiato davanti allo Stato. È questo che in fondo deve essere la pubblica amministrazione, al servizio dei cittadini. Altra opera d'arte, siamo a Siena, nel Palazzo Pubblico di Siena, la famosa allegoria del buon governo dipinta da Lorenzetti. Vedete, in questa allegoria che serviva a spiegare ai cittadini qual era lo scopo del governo, c'è sopra di tutto la giustizia. La giustizia che, come gli antichi filosofi greci dicevano, è divisa in due parti, la giustizia distributiva e commutativa. Una è la giustizia come la conosciamo noi, di cui ha parlato chi mi ha preceduto su questo palco. L'altra è la giustizia dell'amministrazione, distribuire equamente ai cittadini. Accanto alla giustizia, che sta al posto più alto, ci sono le virtù etiche della buona amministrazione, quelle che conosciamo, forza, temperanza, eccetera, ma anche alcune meno usuali, meno conosciute, come l'armonia. In questo meraviglioso affresco ci sono dipinti anche gli effetti del buon governo, e tra gli effetti si vede una città prosperosa con commerci, ma anche, questo è importante, con una cultura ricca. Si vede le campagne dove viene raffigurata espressamente la sicurezza dei cittadini. Vedete, quanto si parla di etica della pubblica amministrazione, noi parliamo di un livello di etica concatenato ad altri livelli e quindi in qualche modo influenzato, perché l'etica della pubblica amministrazione si colloca da un lato collegata all'etica individuale. La pubblica amministrazione è fatta da persone, da uomini che operano per l'interesse pubblico e quindi trasfondono nel loro operato quella che è la loro etica individuale. Dall'altro lato però c'è l'etica delle leggi, l'etica della Costituzione, di cui ha parlato prima il professore, e l'etica anche della politica. Quindi se gli altri anelli della catena sono in qualche modo deboli, influenzano anche l'etica della pubblica amministrazione. L'etica della pubblica amministrazione, stiamo attenti che la nostra Costituzione, quando parla l'articolo 97 della pubblica amministrazione, parla del buon andamento. Buon, una parola strana, buon andamento, in una carta costituzionale, in una legge. Eppure è una parola che ha un significato chiaramente etico.
Vedete, nella pubblica amministrazione due sono le grosse tentazioni che minano, a mio avviso, le possibilità di ben operare, di un operato buono dell'amministrazione. La prima, la più comune, è quella di cui si parla più spesso, la seconda più sottile e forse anche più moderna. La prima è il fatto che talvolta l'amministrazione giudica se stessa, cioè si misura da se stessa. In pratica, invece che essere inginocchiata davanti ai cittadini, si inginocchia davanti a uno specchio, quindi guarda solo se stessa, diventa autoreferenziale. Questo naturalmente distrugge l'efficienza e porta prima o poi anche alla corruzione, inevitabilmente. A questo si aggiunge quel vizio italico del familismo di cui si parlava prima, che non è altro che l'altra faccia di una nostra virtù. Le famiglie italiane, la forza della famiglia, la solidità familiare è una forza del nostro paese, anche economica, però se si trasfonde in qualcosa che va a scapito del diritto degli altri diventa un vizio, e questo nella pubblica amministrazione è abbastanza diffuso. Però c'è anche un'altra tentazione nella pubblica amministrazione che mira la sua possibilità di operare in modo etico, ed è guardare solo al risultato. Vedete, talvolta c'è la tentazione di dire: io devo raggiungere questo scopo, devo costruire questa strada, e allora lo faccio anche schivando alcune norme, alcune leggi. Questa è una tentazione più sottile, è una tentazione, tutti parliamo di risultati, di efficienza, ma talvolta nell'amministrazione c'è la tentazione di raggiungere il risultato violando le leggi. Quindi fini giusti con mezzi sbagliati. Mezzi sbagliati vuol dire mezzi contrari alla legge. A mio avviso il valore etico principale della pubblica amministrazione consiste proprio nel rispetto delle leggi. Attenzione però, di tutte le leggi, non solo le leggi che pongono i limiti, non solo le leggi che riguardano le procedure, ma anche le leggi che indicano alla pubblica amministrazione lo scopo che deve raggiungere. Anche quelle sono leggi, anche quelle vanno rispettate. Io devo curare i malati in ospedale, questo è compito dell'ospedale, e via dicendo. Vedete, sull'etica dell'interpretazione ha parlato chi mi ha preceduto, non voglio tornare su questo punto. Io ho parlato di un effetto catena, un effetto che può andare in negativo, può influenzare la pubblica amministrazione quando l'etica individuale o quella politica o anche quella delle norme non è congrua alla situazione. Però ci può essere anche un effetto positivo. Finisco con un esempio. Vedete, io prima di fare il giudice lavoravo nella pubblica amministrazione e ho vissuto le esaltazioni e le frustrazioni della pubblica amministrazione. So cosa vuol dire lavorare avendo senso di girare a vuoto, sembrando che non raggiunga il risultato, ma so anche cosa vuol dire l'opposto. L'esempio che faccio è un esempio che ho vissuto in prima persona di qualche anno fa, e non è un esempio a caso, è un esempio che riguarda il terremoto del Friuli del 1976. Perché uso questo esempio? Perché io ho la sensazione che in questo momento storico, nel nostro paese, ma forse non solo nel nostro paese, abbiamo vissuto un terremoto, sarei per dire uno tsunami, che più che economico è uno tsunami culturale e probabilmente anche etico. Quindi per venirne fuori abbiamo bisogno di tutte le nostre forze, di tutte le nostre virtù. Vedete, il terremoto del Friuli è una storia di un successo. È una storia di un successo non solo a livello italiano, ma a livello mondiale. Il Friuli, dopo il terremoto, dopo un po' di anni naturalmente, è rinato meglio di prima. Una terra che era una terra povera, una terra di emigranti, è diventata una terra florida, una terra economicamente ma anche culturalmente viva e dinamica. Direi un faro per tutta la zona, e non parlo solo della zona dell'Italia, ma anche per le zone dei paesi limitrofi. Tutto funzionò in quella vicenda, tutto, voglio dire, lo Stato, la Regione, i comuni, le leggi e ovviamente, direbbero gli inglesi, last but not least, direi non da ultimo, la gente. Tutto funzionò, ma ci fu anche un chiaro effetto imitazione, direi un effetto di trascinamento anche etico.
funzionari, io ero in mezzo, ero tra quelli, funzionari che non lavoravano tanto, che erano scoraggiati, demotivati, trovarono una fortissima motivazione nel terremoto e tirarono fuori energie impensabili, impensabili. Un ricordo, ormai alla mia età i ricordi sono tanti, le esperienze anche. Eravamo in consiglio regionale, funzionari e politici di vario livello, con vari compiti. Le giornate erano pesanti, si lavorava per ore e ore e ore per costruire queste leggi sul terremoto, leggi buone che funzionarono. A un certo punto tutto si fermava perché il presidente del consiglio regionale ci offriva a tutti una spaghettata. Eravamo stanchi, ma eravamo contenti. Vedevamo il risultato del nostro operare, noi funzionari. Eravamo anche vicino ai politici, che in quelle occasioni dismettevano le loro animosità e anche i loro contrasti. Ecco, in quei momenti, mi piace ricordare, in quelle sale non soffiava un vento dell'Artico, era un vento molto italiano. Grazie a Umberto Zuballi, Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale. Allora, io devo dire che nel prossimo intervento, secondo me, c'è la follia di Pomiglio, perché mettere insieme magistrati, giornalisti, imprenditori per un tema dell'etica, vabbè, ci stava. Adesso me lo deve spiegare. Mi deve spiegare Niccolò Mito, mi deve spiegare una ricetta dell'etica. Eccolo qua. Salve. Innanzitutto per me stare qui è un onore e veramente una grande responsabilità, giustamente, come diceva, parlare dopo di queste autorità e questi personaggi importanti. Però quando ho parlato con Franco Pomiglio e ci siamo raccordati al telefono e secondo me ha toccato un argomento importante che è nel mio settore, che è l'etica proprio. L'etica del gusto, l'etica della cucina e l'etica di essere cuoco nel 2010. Perché oggi sta cambiando molto, come abbiamo detto prima, sta cambiando il giornalismo, sta cambiando la politica, stanno cambiando le regole della giustizia, cioè il mondo della giustizia si sta modificando, si sta accelerando e così anche il mondo della gastronomia sta cambiando molto. Questo perché? Innanzitutto perché stanno cambiando le esigenze nostre, le esigenze di noi che mangiamo, perché comunque viviamo in una società molto, molto più caotica e secondo me proprio questo caos ci sta, dirò una cosa secondo me molto importante, che sta mancando la figura della nonna e la figura della mamma che cucinava. Che cosa voglio dire questi? Loro erano quelle persone, quando noi pensiamo a quando eravamo piccoli, a quando mangiavamo quei piatti, comunque quante volte diciamo, colleghiamo la cucina al ricordo, alla cucina della mamma, perché comunque loro facevano una cucina sana, una cucina buona, una cucina corretta. E oggi le mamme non fanno più tendenzialmente, non che perché non lo vogliono fare, perché non hanno più tempo di fare questo. E quindi non c'è più un lavoro sulla materia prima, è un lavoro anche di tramandare le tradizioni. E secondo me il cuoco sta acquistando sempre più questo ruolo. Questo ruolo quindi di ambasciatore di un territorio, ma di uno che deve preservare le tradizioni e quindi deve far conoscere il proprio territorio e deve riuscire a trasmettere ai propri figli e quindi alle persone che mangiano nel proprio ristorante le tradizioni e soprattutto collegata a questa tradizione i produttori. Quindi immaginiamo il ruolo del cuoco in questa società, che importanza ha? Innanzitutto quindi sviluppo e conoscenza di un territorio. Secondo, valorizzare le produzioni di quel proprio territorio. Terzo, che secondo me voi quando vi sedete al tavolo indirettamente state responsabilizzando a noi in una maniera incredibile, cioè in quel momento si crea una fiducia fortissima tra chi mangia e chi cucina,
perché voi non vedete, non sapete quello che noi facciamo al di là di quella cucina. Mentre a casa, se cucina un familiare, un amico, lo conoscete. Quando venite nel mio ristorante, ok, mi conoscete, però non sapete che cosa sto facendo, che come sto manipolando là dietro. Quindi in quel momento acquistate una fiducia incredibile. Quindi immaginate eticamente proprio noi che responsabilità abbiamo. E poi secondo me, come diceva prima il dottor Marramiero, lavorare in maniera etica vuol dire stabilire delle regole, e stabilendo queste regole l'attività cresce, perché la ristorazione è un'attività, ci sono i ragazzi, la squadra che lavora, c'è il cliente, c'è il fornitore, e quindi è un'attività vera e propria. E se si rispettano le regole etiche e se si va comunque a stabilire queste regole, che poi rappresentano il non fare compromessi, soprattutto con la materia prima che io servo al tavolo, sicuramente è più difficile, perché emergere non facendo compromessi e non velocizzare le strade, cioè non prendere accorciatoie, ci vuole più tempo. Però riuscire poi ad arrivare ad un successo e riuscire a farsi riconoscere per quello che uno merita, sicuramente le radici sono molto profonde. Quindi pure alla prima volata, al primo vento, l'albero che ha radici profonde rimane, regge, quindi la crisi la riesce a superare, perché comunque ha creato una squadra, ha creato delle regole. E poi è importante il rapporto con l'ambiente, perché comunque il rapporto con l'ambiente, quindi tutto ciò che i rifiuti e i prodotti che comunque non sono buoni, eticamente il cuoco deve, e la cucina deve da una parte comunque cercare di non disperdere nell'ambiente quei rifiuti, e dall'altra tutti i prodotti buoni deve cercare di scartare. Io ho preparato un video che racconta un po' un piatto, dove ci agganciamo poi al ragionamento etica e estetica della cucina, che secondo me è una cosa importantissima, proprio perché parliamo di una cultura materiale, e sicuramente noi quando andiamo in un ristorante, oltre a mangiare, vogliamo provare un'esperienza, e questa esperienza sicuramente parte da un'analisi sensoriale, quindi l'estetica. Può partire questo video. Io ve lo racconto, così facciamo. Allora, il piatto che preparo è una melanzana arrosto. Questi sono gli ingredienti: melanzane lunghe, melanzane tonde, olio extravergine d'oliva, basilico e pomodori. Rosmarino, peperoncino e liquirizia. Innanzitutto facciamo la cottura della melanzana, quindi qua vediamo i vari stati della cottura della melanzana, quindi prendiamo la melanzana in forno e arriviamo a questa struttura, a questa consistenza. Poi estraiamo da queste melanzane il loro liquido vegetale, quindi prendiamo le melanzane e con una comunissima macchina di pomodori estraiamo il succo che andiamo a filtrare. Quindi usiamo un'etamina, quindi oppure un panno di lino, e togliamo le impurità del nostro succo. Quindi in questo momento abbiamo un succo di melanzana senza aver modificato nulla. Poi mettiamo sul gas questo succo di melanzana, quindi riduciamo e abbiamo i tre livelli. Cioè portiamo a evaporazione il succo. Che la melanzana contiene del fruttosio, quando va in riduzione abbiamo una glassa. Adesso prendiamo la melanzana tonda e creiamo un cubo di melanzana. E
da una melanzana tagliamo due parti centrali, quindi a me mi serve la parte centrale. Ora facciamo un'operazione che si fa da 100 anni, cioè si prendono le melanzane e le saliamo per far perdere l'acqua vegetale, come se dovessimo fare una parmigiana di melanzane. Mettiamo un peso sopra. E dopo una notte abbiamo questo risultato. L'asciughiamo e andiamo a laccare la melanzana con il primo liquido di melanzana. Come vedete, quindi fino ad adesso abbiamo usato completamente la melanzana in purezza, quindi utilizzando la sua acqua ridotta e il cubo di melanzane, non abbiamo aggiunto nient'altro. Quindi quando parlavo prima della cucina buona, fatta con materie prime buone. Ora, come si fa per un arrosto, di quando facciamo le melanzane arrosto, le mettiamo in forno. Gli diamo qualche minuto, la ritogliamo e la riglassiamo con lo stesso liquido. Adesso prendiamo dell'olio extravergine e lo inseriamo in un contenitore, in una busta per il sottovuoto, con del basilico. E facciamo un'infusione a bassa temperatura, così che facendo non modifichiamo le caratteristiche organolettiche dell'olio, ma gli diamo il gusto di basilico. Quindi olio, basilico, 50 gradi a 20 minuti. Tradizione ci insegna che il basilico e l'olio è un ingrediente che sta benissimo con le melanzane. Quindi andiamo a inserire nella nostra melanzane, con una comune siringa, dell'olio al basilico. Per ridare effetto della melanzana arrosto andiamo a bruciare. Aggiungiamo della liquirizia, del peperoncino e dello zucchero. Qui andiamo a dare al palato un gusto di dolce, amaro e piccante e la bruciamo. Quindi serviamo il piatto così: melanzana arrosto con del rosmarino, del concentrato di rosmarino, che ci dà quella nota fresca, quella nota balsamica, e tradizione vuole del pomodoro fresco. Quindi abbiamo fatto il piatto: melanzana arrosto con pomodoro, basilico e rosmarino. Bene. Questo per dire quello che dicevo prima, cioè dietro, questa è una cucina che è esteticamente bella, che comunque alla fine il cliente, appena arriva al piatto a tavola, approccia in maniera visiva, quindi ha bisogno, proprio perché si vuol provare un'esperienza al ristorante, ha bisogno di vedere e quindi di emozionarsi quando vede quel piatto. Però è quindi un discorso estetico, quindi io devo cercare comunque, soprattutto oggi, l'estetica è importante, però l'estetica
non ha senso di esistere se non c'è l'etica. Cioè, che cosa voglio dire questo? Come avete visto questa ricetta? L'ho portata apposta, non per fare scuola di cucina assolutamente, ma per farvi capire che dietro a quel piatto il lavoro che c'è dietro, quindi la tecnica, le prove, le varie prove per arrivare a quei dei risultati. Però quando arriva a tavola quel piatto, io non devo assolutamente raccontare che cosa c'è dietro a quel piatto, perché è un problema mio, perché io sono un professionista e ho deciso di fare questo lavoro nel 2010 e ho deciso di fare un lavoro che comunque regalasse emozione, un lavoro che ricercasse la materia prima, soprattutto un lavoro dove la tecnica, lo studio e la creatività sono fondamentali. Quindi estetica funziona solo se c'è l'etica dietro. Grazie. Grazie a Nicolo Mito per l'emozione che ci ha dato. E siamo in una fase fondamentale, importante, come il punto di vista degli ordini professionali. Invito subito Massimo Pomiglio, amministratore delegato della Pomiglio Bloom, per introdurre brevemente questo tema. Bene, grazie. Difficile data l'ora e dopo la relazione di Nico che ci ha fatto venire l'acquolina. Vediamo se riusciamo ad aggiungere qualche ultima riflessione su questo tema. Parto da una considerazione. Oggi viviamo in una crisi di tempo. Questo fattore, direi quasi una risorsa che non è riproducibile, si esaurisce. La mancanza di tempo ci spinge a fare cose comprimendo probabilmente la qualità delle cose che facciamo. Anche la tecnologia del resto ci spinge verso questa tendenza. E il sistema è sotto stress e spesso proprio per questo motivo ci spingiamo in termini professionali anche a lambire i confini dell'etica, della deontologia. Una giornata come oggi, parlavamo prima di coraggio, tutto sommato è un momento interessante che deve essere apprezzato come il desiderio di fermarsi, di non lasciarsi coinvolgere da questo turbine e riflettere su questi valori. Rispetto alla professionalità, alle categorie, in questo caso ovviamente rappresento quella dei comunicatori. Oggi non c'è il mio presidente dell'Associazione dei Pubblicitari Professionisti, quindi in qualche modo faccio anche le sue veci da consigliere nazionale. Ritengo che i comunicatori abbiano una importante responsabilità, un po' come dicevamo prima anche per i giornalisti, perché hanno questo accesso ai media che permette di diffondere dei messaggi in maniera così ampia. E quindi a volte si dice che parliamo come la pubblicità ci sottopone. Ci sono dei modelli che vengono mutuati da queste due realtà. Da una parte c'è il mondo reale che viviamo, dall'altro quella della rappresentazione, che sia adesso comunicazione, pubblicità o cinema. Questi due modelli si interscambiano delle esperienze e non sempre quelle positive vengono esaltate o quelle negative criticate, ma c'è una commistione che appunto probabilmente è l'etica che deve guidarci a dirimere. I pubblicitari, ecco, quando io mi avvicinavo da ragazzino a questa professione, accompagnato da mio padre mi diceva: la pubblicità deve essere onesta, veritiera e corretta, che è un po' la sintesi probabilmente dei valori più importanti della comunicazione legati al sistema etico. Io mi stupivo un po' perché, diciamo, noi tutti siamo abituati a vedere la pubblicità un po' bugiarda, iperbolizzante, e quindi facevo fatica a trovare la composizione di questi valori. Poi ho scoperto che i comunicatori hanno, oltre ovviamente le norme del codice civile, adottano un codice di autodisciplina pubblicitaria,
che è appunto un sistema volontario che regola il trattamento di tutta una serie di temi, quindi come utilizzare i minori in pubblicità o come trattare temi quali l'alcol, il fumo o la promozione dei farmaci. E nell'ambito dell'Associazione dei Pubblicitari Professionisti ultimamente c'è stato un dibattito che è rimbalzato anche sui media nella scorsa stagione e che ha visto trattare il tema del corpo della donna in pubblicità. E sulla scia di questo dibattito i pubblicitari hanno adottato ulteriormente un codice etico che ha stressato, diciamo, rafforzato ancor più questi principi a cui tutti i pubblicitari devono attenersi. Voglio concludere questo mio breve intervento con una annotazione ovviamente di tipo personale. Oggi ricordiamo, ci sarà una premiazione a seguito dell'ultimo intervento di lavori dei ragazzi del liceo artistico e che ha riguardato il simbolo del rinoceronte, che è il simbolo ideato da mio zio Gabriele insieme a mio padre, il fratello Oscar, che ha, diciamo, cavalcato idealmente per 50 anni fino ad oggi per essere tuttora il simbolo della nostra agenzia. Ecco, mi fa piacere ricordare e legarmi a questo tema dell'etica perché quando spesso qualcuno dei comuni amici ricorda la figura di mio padre mi parla di un brillante pubblicitario, originale e capace imprenditore. E questo ovviamente mi riempie di orgoglio, quale figlio non potrebbe essere colto da questo sentimento. Ma ancor più mi suscita emozione quando qualcuno delle persone che l'ha conosciuto lo ricorda con un aggettivo che è un gentleman, un signore, per i suoi modi affabili, la sua cortesia e disponibilità, e che mi fa racchiudere questi principi di etica e di approccio anche sul versante professionale, che mi ispira ovviamente l'imitazione come modello. Credo che questo sia il valore dell'etica, una grande forza che mi spinge a imitarlo. Grazie. Grazie. Grazie a Massimo Pomiglio. E prima delle premiazioni, finalmente una donna, perché oggi 8 marzo, finalmente una relatrice donna, Patrizia Rutigliano, che è presidente della Federazione dei Professionisti delle Relazioni Pubbliche Italiane. Prego, ci parlerà delle lobby. Bene, grazie mille per aver incluso una rappresentante femminile a questi illustri relatori e grazie mille per aver scelto parole quali l'etica, la professionalità, la credibilità, la trasparenza, che sono sostantivi femminili. Quindi almeno da questo punto di vista diciamo che siamo abbondantemente rappresentati. Ora, visto che si sarebbe parlato e si è parlato di regole, di tutela dei diritti, di competitività delle imprese, di norme che hanno contenuto etico e di lobbying, con Franco Pomiglio, quando gentilmente mi ha invitato e ha avuto la possibilità di vedere questa bellissima e intelligente reinterpretazione di architettura industriale qui a Pescara, non l'avevo mai vista, abbiamo pensato che potesse valer la pena di parlare di un tema non sempre amabilmente dibattuto nel nostro paese, che è la lobbying. Fondamentalmente nella cultura anglosassone in realtà viene anche definita in maniera un po' più complessa public affairs, ovvero tutto quel complesso di attività strategiche che consentono ad un'azienda di operare in un contesto competitivo. Detto così suona decisamente molto meglio rispetto a quello che normalmente si dice in Italia dell'attività di lobbying. E soprattutto pensavamo che potesse valerne la pena oggi, dopo tutto quello che si è detto anche nei giorni scorsi, perché non so se avete seguito, però successivamente
all'esame del decreto legge liberalizzazione in Senato si è scatenato un putiferio con una quantità di gente assembrata fuori dalla decima commissione in Senato, e poi a un certo punto si è deciso basta. Di fatto non è la prima volta che si parla di regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi. Ora, innanzitutto partiamo da un assunto: la rappresentanza di interessi e di fatto il confronto fra i gruppi di interessi e il processo decisionale fa bene alla democrazia, è un confronto civile. I gruppi di interesse vengono, nella loro accezione sociale, culturale, economica, vengono di fatti comunque sanciti dalla Costituzione. Qual è il problema? È che nel nostro Paese è un'attività che si svolge di fatto, ma non di diritto. Quindi non c'è nessuna normativa al riguardo. Come si regola la nostra associazione, che di fatto riunisce tutti coloro i quali svolgono varie attività strategiche, compresa anche la comunicazione, ma appunto anche l'attività dei rapporti istituzionali? Certamente ci sono delle regole deontologiche professionali, certamente abbiamo tutta una serie di codici, certamente abbiamo sottoscritto tutta una serie di protocolli, però di fatto si rende necessaria l'adozione di una normativa. E questo perché? Perché fondamentalmente serve a discriminare chi svolge questo lavoro bene e chi svolge questo lavoro male. Parliamo quindi nuovamente di competenze, di professionalità, di esperienze. È necessario che ci siano delle competenze giuridiche, oltre a questo è necessario che ci siano delle competenze settoriali. Io mi occupo di energia, è necessario che se vado in Parlamento o al Governo a sostenere quelle che sono le cause o comunque in ogni caso gli interessi della mia azienda, io debba sapere, oltre che di materie giuridiche, anche di settore energetico, altrimenti non sono un interlocutore credibile. Oltre a questo è necessario che ci siano anche delle regole di integrità, si parlava anche precedentemente. In inglese si parla delle revolving doors e quindi di quelle clausole che in qualche modo dovrebbero impedire una transumanza continua fra coloro i quali si occupano di determinate attività all'interno di aziende e che poi passano nelle istituzioni e viceversa. Quindi i requisiti per chi deve avere accesso a questa professione sono fondamentali e sono la discriminante che può in ogni caso garantire che ci sia certezza delle regole, che ci sia in qualche modo serietà e credibilità nei confronti della professione, assolutamente questo. Dopodiché deve esserci un sistema premiale, che significa che tutti coloro i quali hanno questi requisiti possono e devono avere accesso a tutto quello che le istituzioni producono e quindi in qualche modo quello che si dice la democraticità di accesso alle istituzioni. È necessario che ci siano delle regole che consentano che questo avvenga. D'altro canto è necessario che tutti coloro i quali non rispettano queste regole possano essere sanzionati. Un sistema premiale e sanzionatorio che in qualche modo, come dire, detta le regole per tutti e tutti coloro i quali decidono di rispettarle sono premiati, tutti coloro i quali decidono di non rispettarle sono automaticamente fuori. Ora, noi come associazione, insieme a tantissimi altri, devo dire, perché da decenni, anzi da parecchi anni si parla di questo, abbiamo immaginato che una proposta normativa, come dire, uniforme in qualche modo si rendesse necessaria, e anche noi abbiamo presentato una nostra proposta di legge, però abbiamo preferito, piuttosto che farlo in Parlamento, rivolgerci direttamente alla Presidenza del Consiglio, visto e considerato che forse il ritorno a un concetto di regole, di trasparenza, di credibilità dei ruoli, probabilmente può richiamare un'esigenza di questo genere. Qualcosa si è cominciato a fare, c'è già un ministero che ha varato un'unità della trasparenza, il Presidente del Senato a un certo punto la scorsa settimana, dopo che c'è stato tutto l'assembramento, ha deciso di giustamente imporre delle regole per limitare l'accesso. Quello che noi chiediamo come professionisti è fondamentalmente quello di avere una regolamentazione uniforme che in qualche modo eviti che ogni istituzione produca il suo regolamento, produca comunque la sua propria iniziativa e conseguentemente una regolamentazione uniforme che possa essere di ispirazione anche per le regioni, in maniera tale che il tutto sia sì normato, ma in un certo qual modo anche semplice. Concludo banalmente dicendo, è un'attività che tiene conto sia della esigenza di trasparenza nei confronti
dell'opinione pubblica che tutela le parti, che tutela i decisori pubblici perché sanno con chi hanno a che fare. Tutti costoro devono in qualche modo registrarsi con buona pace degli albi, non è un albo, è semplicemente un elenco al quale tutti coloro i quali vogliono avere accesso a documenti e alla possibilità di intervenire nel dibattito in qualche modo si facciano riconoscere e dichiarino. Quindi da una parte tutela tutte quante le parti, dall'altra, riconfermo, sancisce la democraticità di accesso alle istituzioni. Grazie. Grazie a Patrizia Rutigliano. E siamo alla fase conclusiva. Allora io mi alzo in piedi e invito Franco Pomilio perché siamo al momento della premiazione dell'Ethic Award, che è praticamente il premio a una personalità internazionale. E il premio Oscar Pomilio 2012, eccolo qua, il premio Oscar Pomilio 2012 va a Nils Ole Hormann. Premio Ethic Award Oscar Pomilio 2012. Thank you very much. He didn't tell me that beforehand. Grazie. E per la premiazione dell'Art Hour invito Massimo Pomilio, che ne parlava prima nel suo intervento. Partiamo, sono quattro premi, partiamo con il premio speciale con una scultura di tela di juta. Premio speciale, prima il premio speciale, eccolo qua. A Gioele Pomante. Le opere di questi artisti si sono esposte qui nella sala. Terzo premio dell'Art Hour con un acquerello si è classificato Lorenzo Gianandrea. Terzo premio dell'Art Hour. Oscar Pomilio 2012. Con una scultura in polipropilene al secondo posto, il secondo premio a Giovanni Paolo Fedele. Questi giovani si sono espressi nel simbolo del rinoceronte, come prima ci ricordava Massimo. E vince con l'olio su tela Paolo Ferramosca. Con questo si conclude questa splendida convention, questo forum 2012 Oscar Pomilio. Da Carlo Fontana, grazie e buona serata a tutti.